tanti, man mano la spicciolata entreranno le persone, ma non vorrei comprimere troppo i tempi di questa, diciamo, tavola rotonda. Per noi è molto importante, perché svolge quelle cose che in nuce abbiamo detto questa mattina quando abbiamo parlato. Oggi abbiamo parlato del ragionamento sulla prova scientifica, però abbiamo parlato, vi ricordate, della prova scientifica col volto buono, cioè quella prova per esempio del DNA che può liberare un innocente e far scoprire l'errore giudiziario, ma abbiamo parlato anche del lato negativo e quindi della prova scientifica che può generare l'errore giudiziario, che è il fil rouge di questa nostra giornata. E per parlare di questi argomenti, quindi potenzialità e falsi miti della prova scientifica, abbiamo chiamato, credo, un panel d'eccezione che vorrei presentare prima per poi, diciamo, essere più rapido nel passaggio di testimone. Abbiamo innanzitutto il dottor Renato Biondo, che sarà il primo dei nostri relatori, che ringrazio, che molti di voi conosceranno, è il direttore, l'attuale direttore della banca dati del DNA, quindi un'istituzione molto importante per l'Italia, che ha avuto delle vicissitudini di costituzione, molto delle lungaggini, ma che oggi è pienamente operativa e ci parlerà dell'importanza anche in relazione, immagino, alle banche dati estere, e quindi insomma una relazione di apertura molto importante. Poi vicino a me avremo il professor Giulio Garuti, un caro collega ordinario di diritto processuale penale qui a Modena, molto esperto di tutto, ma in particolare oggi sulle garanzie difensive che devono accompagnare l'acquisizione della prova scientifica. Abbiamo poi vicino a me il dottor Giuseppe Gennari, magistrato, quindi nel solco di quello che dicevamo stamattina, quanto è importante che questi argomenti vengano trattati anche con i magistrati. Lui ha una lunga esperienza di magistratura penale, ma è anche uno studioso di questi temi, ha recentemente pubblicato un articolo proprio sull'effetto CSI, se ricordo bene, su una rivista internazionale, comunque si occupa da anni di DNA e non solo, e comunque tutto il mondo che gira intorno a rito non solo penale, ma oggi rito penale e conoscenza scientifica. Abbiamo poi Seth Miller, che è, diciamo, una di quelle star di cui parlavamo questa mattina, cioè di personaggi importanti sul piano mondiale per la lotta all'errore giudiziario. Lui è direttore del Florida Innocence Project, ma soprattutto vorrei ricordare il suo ruolo di presidente del Innocence Network, di cui abbiamo parlato questa mattina, cioè quell'organismo che fa da liaison con tutti gli Innocence Project presenti negli Stati Uniti e nel resto del mondo, ma ha una caratura molto importante di esperto di prova scientifica, come vedrete. Poi abbiamo l'avvocato Andrea Monti, che è un autore anche di volumi e articoli su questi temi, ed è un esperto non solo, ma molto sicuramente di prova informatica, che è prova digitale, che è un po' anche questo un ulteriore legame tra tante delle cose di cui parleremo oggi, e quindi anche lui ci parlerà, penso, degli effetti nocivi della prova scientifica. La prova scientifica quando non è trattata nella maniera corretta. E poi chiuderemo con il professor Carlo Previdere dell'Università di Pavia, grande esperto genetista, sia da un punto di vista scientifico, sia da un punto di vista anche di operatore nei processi, perché sappiamo che si è occupato di perizie e consulente tecniche in casi molto importanti, non ultimo il caso di della Gambirasio, giusto? Se non ricordo male. Ecco, quindi abbiamo un panel d'eccezione, sempre con la dinamica che abbiamo scelto questa mattina, quindi cercare di contenere in una ventina di minuti, se riuscite, i vostri interventi. Magari poi, se abbiamo tempo, facciamo anche qualche domanda, qualche scambio, e quindi direi di passare subito la parola a Renato Biondo, ringraziandolo. Grazie e buonasera a tutti. Un'occasione, diciamo, per dare la possibilità di spiegare a che punto è la banca dati del DNA in Italia e quindi darvi proprio un'informazione di come sta evolvendo e alcuni aspetti caratteristici della banca dati italiana. Sarà possibile inserire la presentazione Biondo? Così andiamo. Questa non è la mia.
Perfetto, grazie. La prima slide vi mostra proprio fisicamente dove è, quindi esiste, diciamo, è una prova, diciamo, che la banca del DNA esiste. Però l'ho inserita per farvi vedere, la banca dati è quell'edificio che ha quelle sorte di vele blu, quindi che è separata fisicamente dalla struttura della direzione centrale della Polizia Criminale, che è una struttura a carattere interforze, e anch'essa a carattere interforze, ma è fisicamente separata, e questo ha un significato anche per l'accesso a quella struttura. L'accesso alle banche dati delle forze di polizia è molto governato, cioè sia l'accesso fisico, sia le modalità con cui si accede, sia i tipi di dati che custodisce. E in particolare proprio l'accesso fisico. Una delle prime cose è stata proprio una separazione fisica da tutti gli altri ambienti di polizia. Questa slide vi mostra com'è l'architettura, diciamo, della banca dati italiana. Il legislatore con la legge ha voluto introdurre una garanzia. La garanzia deriva dal fatto che il DNA dei soggetti è analizzato dal Ministero della Giustizia, in particolare dal laboratorio centrale, che non svolge indagini. Quindi quello che è uno dei temi che viene trattato nei dibattimenti, e quindi la possibile contaminazione, diciamo, di una scena con il soggetto indagato, oggi a monte è eliminato questo problema, proprio perché è l'attività della tipizzazione del DNA del soggetto è svolto presso un laboratorio che non fa indagini, mentre le forze di polizia, e quindi la scena del crimine, quindi parlo della polizia dei carabinieri, quindi i RIS o la scientifica, inseriscono i profili del DNA all'interno della banca dati, oltre al laboratorio centrale che li inserisce, e poi vengono confrontati. Un elemento che caratterizza, un aspetto di sicurezza, è che il dato è stato anonimizzato. Quindi non è possibile chiedere alla banca dati italiana il profilo di Renato Biondo, perché non c'è il dato anagrafico. E questo è un altro elemento di sicurezza. Vuol dire che il laboratorio centrale della giustizia analizza campioni con dei codici di cui disconosce il significato. Questo consente di fare il confronto con le scene del crimine, anch'esse codificate con codice, e quindi la banca dati confronta i DNA, dopodiché associa i codici. I risultati. Ad oggi la banca dati ha permesso di collegare oltre 600 scene del crimine, quindi vuol dire che il DNA trovato in un caso di furto è lo stesso trovato in un altro caso di furto. E quindi questo è un altro elemento che, essendo un elemento interforze, prima non esisteva. Vuol dire che un'indagine svolta con accertamenti tecnici del RIS di Parma non era confrontato con un accertamento tecnico svolto dalla Polizia Scientifica di Roma. La banca dati questo lo fa. E il risultato, il match, viene fornito ai laboratori che lo hanno inserito. Quindi torna l'informazione al RIS di Parma e alla scientifica della Polizia di Stato di Roma, con dei codici. Solo hanno loro che poi successivamente li decodificano e ne danno un'informazione all'investigatore. Questo è un elemento molto importante perché, come posso dire, uno degli elementi che sono oggetto di discussione delle banche dati di polizia è il segreto istruttorio, no? Il fatto di poter divulgare delle informazioni sui casi a fronte dell'indagine. Chiaramente qua è preclusa, perché non ho informazioni delle indagini. Per poter capire un caso dovrei avere il dato anonimizzato del soggetto, quello della scena del crimine, quindi avere contatti in più uffici che me li decodificano e poi me li danno. E qualche magistrato ha detto che dopo tre c'è associazione, quindi anche il reato cambia, diciamo, quindi è interessante anche questo aspetto. E infatti questo è l'elemento importante. La banca dati, non potendo sapere il fine, diciamo, del suo risultato, lo può vedere solo dai giornali. Quindi ho portato per farvi capire, io come banca dati mi collego a internet e metto nel motore di ricerca banca dati e vedo i risultati che sono stati utili in alcune indagini. Un elemento importante qual è stato? È che per la prima volta la legge ha introdotto uno standard di qualità all'interno di un procedimento, del procedimento penale, in particolare degli accertamenti tecnici. Ad oggi è l'unica normativa che obbliga all'utilizzo di uno standard ISO IEC 17025 per poter far sì che il profilo del DNA venga inserito nella banca del DNA. Non c'è nessun altro accertamento che la legge italiana prescrive
questa condizione. E quindi è un elemento, e qui torniamo, che aiuta il processo di qualità del dato, di certezza del dato. Quindi quando c'è un match, il match ha un valore, come posso dire, scientificamente provato. È scientificamente provato al punto tale che è accreditato e certificato da enti esterni. Quindi non sono le forze di polizia che dicono che il loro risultato è utile o è stato fatto correttamente, ma ci sono enti esterni e a livello nazionale c'è un ente nazionale che accredita e un ente tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri che effettuano i controlli sui laboratori. E quindi sono loro che certificano, accreditano che quella prova ha un valore internazionalmente riconosciuto. Questo era soltanto per far vedere i laboratori accreditati, quindi abbiamo avuto prima la Polizia di Stato con 4 laboratori, poi l'Arma dei Carabinieri con i 4 RIS, il laboratorio centrale e 6 laboratori a livello privato. Quindi oggi la rete paese è costituita sostanzialmente da 14 laboratori che alimentano la scena del crimine e un laboratorio che alimenta le persone. Quando alcune volte si dice che rispetto alla legge del 2009 è passato molto tempo, vi assicuro che creare laboratori accreditati ad oggi, il numero ve lo fa capire, è basso, no? O meglio, rispetto a quello che potenzialmente il paese può offrire come laboratori, vi fa capire che il tempo è necessario per far crescere anche, oltre che una cultura, anche proprio una conoscenza tecnica che è accreditabile a livello internazionale. Qualità del dato. L'inserimento del dato è uno degli elementi che può portare all'errore. Nella banca dati per inserire il dato utilizziamo una procedura come il cambio password quando utilizziamo una qualunque procedura di cambio password. Si deve inserire la prima volta il dato, si deve reinserire, non è possibile copiarlo, e il computer confronta i due dati. Se sono uguali il dato viene inserito, altrimenti non c'è, il processo viene interrotto. E questa è la modalità di inserimento. Un altro elemento, siamo gli unici, arriviamo per ultimi, abbiamo sfruttato questa, diciamo, tempistica per essere gli unici al mondo ad avere uno standard che è il più alto di tutti. Calcolate che lo standard che si avvicina da un punto di vista identificativo all'Italia oggi sono gli americani che hanno cambiato lo standard inteso come punti del DNA necessari all'identificazione di un soggetto. Loro sono passati dai 13 punti del CODIS che era negli anni 2000 ai 21 del 2017. Noi ne abbiamo 23 e in più noi codifichiamo anche l'impronta genetica dell'uomo attraverso 27 marcatori dell'Y. Perché? Perché in casi di violenza è l'unico elemento che, avendo una commistione di tracce uomo-donna, discrimina l'uomo chiaramente rispetto alla donna. E quindi è un elemento che aiuta sia in questi casi che sia nell'identificazione di persone scomparse. Il controllo viene effettuato, come vi dicevo prima, da organi codificati. Per la banca dati è il garante. Per i laboratori, oltre ad avere Accredia, e anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri sotto forma del Comitato Nazionale Bioetica. Che cosa ha portato a questo? Queste sono le ultime slide. Noi ad oggi abbiamo effettuato sul territorio nazionale oltre 160.000 campioni, delle tracce sconosciute ne abbiamo inserite 13.000, dei soggetti 6.000. Che cos'è che ha portato? Incominciamo a vedere scene del crimine a confronto, quello che vi dicevo prima, i primi 3 accertamenti svolti in accertamenti della Broderis di Roma hanno oggi un positivo fra loro e il risultato ottenuto dalla scientifica di Forlì e che viene fatto a Roma. Nello stesso, a livello territoriale, riusciamo a dare un elemento utile all'investigazione che collega, come vedete, più scene del crimine. Quindi sappiamo che lo stesso soggetto sta operando furti nell'area della regione del Piemonte. Oltre a scene del crimine confrontiamo scene contro soggetti. Quindi abbiamo identificato che un soggetto ha compiuto 2 furti in questa regione. E qui, in questo caso abbiamo dato un nome e cognome. Questo è lo scopo della banca dati, dare un elemento. Parlo di elemento perché per me tecnicamente non è una prova. La prova si discute,
si crea, nasce nel dibattimento, questo è elemento, uno spunto di partenza. Chiudo con un esempio pratico. In un caso di rilevanza mediatica, quello che è accaduto è che in omicidio di due anziani in una villetta, non fumatori, furono trovati tre mozziconi di sigaretta. Sfido chiunque, pensando di essere un investigatore, nel pensare che quei tre mozziconi forse appartengono a chi ha commesso quell'omicidio, che sono rimasti lì per del tempo dopo che è accaduto l'omicidio dei due anziani. Bene, l'investigatore in quel caso che cosa ha fatto? Ha chiaramente repertato, sequestrato i tre mozziconi, ma vedendo che erano tutti e tre piegati, si è posto una domanda: come mai dei mozziconi trovati per terra sono tutti e tre piegati? Viene a pensare che li posso schiacciare, se li lascio accesi si può consumare il mozzicone fino al bordo, ma poi rimane non schiacciato, non piegato. Mentre piegato è un'azione che viene fatta quando spengo il mozzicone dentro un posacenere. Bene, quell'investigatore decide di non analizzare quella prova, quindi di non utilizzare il DNA di quei mozziconi come elemento di ricerca di un candidato possibile autore di un reato. Con mio stupore, perché ho detto, beh, ti sei preso una responsabilità molto grande. Beh, il suo pensiero era: io nell'indagine inserisco tre DNA di uomini diversi che devo cercare di associare nelle mie indagini, ma che portano un elemento di esclusione certa, perché il DNA come esclusione è sempre certo. Non ci sono dubbi, il DNA non è il mio. A quel punto lui ha pensato: se quei tre mozziconi non sono del soggetto che ha commesso il reato, sono io che porto una prova che lo esclude. Beh, ve lo chiudo. L'investigatore ha individuato il soggetto, dopodiché ha dimostrato che tre mozziconi non erano dei soggetti che avevano compiuto il reato, perché erano degli anziani che stavano al paese, al bar del paese. Per farvi capire, la prova del DNA è un elemento molto forte, molto così, mediatico anche, no? Però se l'investigatore lo utilizza in modo passivo, cioè interpreta, io prendo i DNA di una scena del crimine, che oggi possono essere ricavati da qualunque cosa, e le inserisco nel procedimento penale, arriviamo al paradosso che io vengo portato fuori strada con una prova che in dibattimento diventa prova, perché l'esclusione è certa. Quindi la banca dati è uno strumento che aiuta sicuramente a individuare reati seriali come i furti, rapine, violenze sessuali, e questo sicuramente, come all'identificazione degli scomparsi, ma rimane uno strumento. L'investigatore è quello che rimane sempre al centro, che lo utilizza e lo deve sapere utilizzare. Grazie. Grazie Renato per questa rapida ma efficace, esaustiva descrizione delle potenzialità, in questo caso della banca dati del DNA, che è qualcosa che anche gli avvocati, gli operatori fino a poco tempo fa non avevano, i giudici, i pubblici ministeri, e dunque è un mondo che si è aperto da poco, e ne misureremo tra non molto anche poi i risultati concreti. Tu ci hai portato delle casistiche eccetera, ma è evidente, bisognerà aspettare qualche anno per trarre un po' le conseguenze. E passiamo allora invece dal lato delle garanzie difensive, perché comunque l'acquisizione, la valutazione, la raccolta della prova scientifica, la sua presentazione in sede dibattimentale ovviamente ha delle problematiche processuali, penali importanti, e dunque chi meglio di Giulio Garuti, che poi è maestro anche di tanti avvocati della Camera Penale Modenese, essendo appunto professore nella locale università, insomma abbiamo pensato lui, come ho detto prima, per farci un quadro del tema. E Giulio, a te la parola. Grazie Luca, e grazie soprattutto alla Camera Penale di Modena e al suo presidente Guido Solla per l'organizzazione di questo evento, di questo bello evento che
rivolto sì ai nostri iscritti, ai nostri avvocati, ma soprattutto alla cittadinanza, per far capire realmente che cosa succede, che cosa può succedere in situazioni di questo genere. Quando mi è stato chiesto da Luca e da Guido di partecipare a una tavola rotonda di questo tipo all'interno del Festival della Giustizia, ovviamente ho accolto questo invito con grande piacere e con grande favore, e mi sono domandato di che cosa potessi parlare. L'ho detto oggi a Luca, di che cosa avrei parlato, perché prova scientifica e DNA fingerprint in un Festival della Giustizia, perciò il Festival della Giustizia ha delle caratteristiche particolari, non è un convegno vero e proprio, che intitola Condanne errate, populismo giudiziario. Ovviamente io penso che uno studioso del processo penale e un interlocutore, un protagonista del processo penale, perché ovviamente svolgo anche la professione di avvocato penalista, non poteva che parlare di garanzie. Non poteva che parlare di garanzie, ovvero le garanzie che sono a disposizione della difesa nel momento in cui un soggetto viene coinvolto all'interno di un processo nell'ambito del quale l'accertamento della responsabilità passa attraverso la raccolta breviter di una prova del DNA. Abbiamo appena sentito dal dottor Biondo che la prova si forma nel dibattimento. Gli è scappato detto che la prova si forma nel dibattimento, ed è correttissimo, e voi lo sapete, lo insegno nel corso. E allora appunto mi sono trovato nello studiare questo argomento in situazioni un po' di difficoltà rispetto a questo dato che la prova si formi nel dibattimento. E partiamo un po' da lontano. Partiamo innanzitutto nell'esame di quelli che sono i rapporti tra la scienza e il diritto, no? Che sono quei, nello specifico, no? Sono rapporti che, anche alla luce di quella che è l'esperienza giudiziaria degli ultimi anni, degli ultimi 15-20 anni, non sembrano, a mio parere, aver dato i frutti sperati. Nel senso che, nonostante l'attualità giornalistica molte volte fotografi questa prova del DNA o altre prove di natura scientifica in termini di certezza, ci accorgiamo però, nell'ambito di quelli che sono poi i processi, come questo binomio scienza e diritto non sia poi un binomio così felice, non sia un'accoppiata così felice. Innanzitutto perché sono due mondi completamente diversi tra di loro. Da una parte abbiamo appunto la scienza, che ha un modo naturale e oggettivo di conoscere la realtà, mentre dall'altra abbiamo il diritto, che invece ricostruisce la realtà in modo elaborato e concettuale. Perciò sono due mondi completamente diversi tra di loro. E a mio parere l'interazione tra questi due mondi alla fine rischia un attimino di forzare quello che è il dato scientifico raccolto, o perlomeno nell'ambito del nostro processo penale, che non, ovviamente non sto a descrivere quelli che sono i canoni del processo penale di base, assolutamente, ma nell'ambito del processo penale rischia questo binomio di forzare quello che è il dato scientifico raccolto e di alterarlo in quella che è la fase interpretativa. Perché vediamo che quando vengono a contatto questi due mondi, la scienza e il diritto, la scienza che penetra all'interno del diritto ovviamente viene completamente snaturata e svilita, mentre il diritto che interagisce con la scienza ovviamente non viene più pensato alla stregua di una norma giuridica, ma viene pensato alla stregua di un elemento che si appoggia alla scienza e cerca o meno di interpretarlo nel modo in cui ritiene più opportuno rispetto a quella vicenda specifica. Ed è in questa prospettiva che, a mio parere, dobbiamo confrontarci con la prova del DNA. La prova del DNA, che è una tipologia probatoria, ovviamente qua siamo tre esperti, io non sono un esperto, però è una tipologia probatoria che è nata ed è entrata nell'ambito del processo a seguito di quelli che sono delle adesioni a dei trattati internazionali, a seguito di imposizioni della Corte Costituzionale, ed ha trovato l'accesso all'interno del processo, devo dire sotto uno sguardo molto attento, che era quello dell'Accademia,
uno sguardo molto attento all'Accademia, perché tanti amici, colleghi, professori universitari, tre in primis l'amico Luca, si sono interessati di questo argomento e hanno affrontato questo argomento ex professo. E a fronte di uno sguardo attento dell'Accademia, però, ci siamo trovati di fronte non sempre a degli interlocutori, Accademia intesi anche magistrati, nel senso Accademia, nel senso più puro, cioè scienziati di questa, scienziati sotto il profilo giuridico di questa materia, ci siamo trovati però di fronte a degli interlocutori molto spesso che non sono adeguatamente attrezzati. E il rischio che si è poi verificato in concreto, e l'abbiamo visto, è quello che si sono provocate, sono state provocate delle ricadute processuali, ovviamente di un certo rilievo, assai delicate, a discapito vuoi degli imputati, vuoi dell'accertamento reale della responsabilità. Siamo tutti consapevoli del fatto che nell'ambito del processo penale la verità non è quella assoluta, ma è una verità processuale. Tuttavia, nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a una verità che deve poggiare su una prova del DNA, ovviamente la scienza fa la sua parte e la prova del DNA fa la sua parte molto importante. Pertanto, per concludere su questo primo argomento, nel campo dei rapporti tra scienza e diritto, due valutazioni mi viene da fare. Una prima valutazione che è stata elaborata dai più, ma a mio modo è un po' approssimativa, che induce a concludere che la scienza e la tecnica costituiscano gli strumenti più adeguati per ricostruire il fatto storico oggetto del processo, con buona pace di quelle che sono ovviamente i tradizionali mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova. Dall'altra parte invece una consapevolezza che sposo completamente, ed è a mio parere questa volta assoluta, ovvero il fatto che gli strumenti probatori di accertamento tecnico-scientifico, tra i quali rientra appunto la prova del DNA, non sono in grado di fornire delle certezze. Non sono in grado di fornire delle certezze, ma unicamente un più o meno elevato grado di probabilità che un determinato accadimento si sia verificato o sia avvenuto con una certa modalità. E allora, su questo presupposto, nel rapporto tra scienza e processo penale, questa comprovata, diciamo, incertezza della prova, diciamo, del DNA per lo specifico e in generale della prova scientifica, laddove sussistano delle problematiche che riguardano il processo penale, devono essere tradotte, devono essere interpretate attraverso quelli che sono i principi di fondo del processo penale, ovvero devono essere interpretate attraverso il principio del contraddittorio, che opera in fase di introduzione, di formazione della prova, e il principio del ragionevole dubbio, che opera in fase di valutazione della prova stessa. Principi però che vedremo, questo del contraddittorio, che per quanto riguarda la prova del DNA fatica ad operare con le medesime modalità attraverso le quali invece opera con le prove ordinarie. E questo perché? Perché calandoci ora all'interno di quello che è il mondo della prova del DNA, vediamo come la prova del DNA, ovviamente in modo grossolano ve lo dicono, sia destinata a plasmarsi nel corso del processo su situazioni differenti. Questo in ragione del fatto che le garanzie che assistono l'indagato prima e l'imputato poi nel corso del processo cambiano durante le singole fasi processuali. Cambiano. La cosa fondamentale è che nell'ambito della prova del DNA, della formazione progressiva della prova del DNA, la correttezza delle situazioni che precedono nell'ambito della formazione del DNA sono poi il presupposto per un corretto accertamento della responsabilità della prova nelle fasi successive. Ed è in questa prospettiva che a mio parere deve essere letto il tema della prova del DNA, che deve essere affrontato in chiave sistematico e con un rigore metodologico molto importante, sin dalla fase delle indagini preliminari. Cioè una prova a sé. Dico in chiave sistematica con un rigore metodologico fin dalla fase delle indagini preliminari, nel momento in cui appunto la polizia giudiziaria arriva sulla scena del crimine
e compie i primi accertamenti e i primi rilievi, i primi sopralluoghi. È perché è in questa fase in cui avviene la cosiddetta fase della repertazione, cioè la fase che vede la raccolta, la custodia e la conservazione di tutto ciò che riguarda la prova del DNA. E perciò il reperimento di queste tracce organiche, ovviamente vi rendete conto anche voi che è un'attività assai delicata. È un'attività assai delicata perché la corretta attività in questa fase incide poi sicuramente sulle fasi successive, sull'attendibilità delle successive fasi di analisi tecniche e scientifiche. E sebbene la polizia giudiziaria, quando interviene, diciamo, sulla scena del crimine, diciamo per la maggior parte delle volte, si limita a preservare quello che è lo stato originario della scena per poi attendere i veri esperti che procedono nell'ambito dell'attività della repertazione, per poter consentire poi degli accertamenti scientifici basati su dei reperti che sono raccolti con delle modalità ovviamente più sofisticate rispetto a quello che eventualmente la polizia giudiziaria che arriva sulla scena del crimine potrebbe fare. Però ovviamente ci troviamo di fronte a che cosa? Ci troviamo di fronte a una debolezza, cioè questa situazione implica una debolezza di fondo, questa situazione processuale. E qual è? Una debolezza dovuta sostanzialmente a tre fattori. In primo luogo, uno, la repertazione, questa fase di raccolta, custodia e conservazione, è svolta di regola alla presenza unicamente dell'organo investigativo, che sia poi l'organo investigativo alla polizia giudiziaria, che sia qualcuno di più esperto, il processamento della scena del crimine è svolto di regola alla presenza soltanto dell'investigatore. La presenza soltanto dell'investigatore perché nel momento in cui si arriva sulla scena del crimine, 99 volte su 100, non abbiamo ancora un indagato. Perciò non abbiamo ancora un soggetto a cui dare l'avviso per poter partecipare, anche se l'avviso non sarebbe dato, ma non sarebbe ovviamente un atto, sarebbe unicamente avvisato del fatto che c'è questa attività, che viene svolta questa attività, ma non avrebbe comunque diritto alla presenza del proprio difensore. Una partecipazione più attiva, ovvero con la presenza di un consulente piuttosto che di un proprio legale, potrebbe verificarsi nel caso in cui attività di questo genere venissero poste in essere con accertamenti tecnici non ripetibili piuttosto che con le forme dell'incidente probatorio. Ma questo ovviamente non accade, difficilmente accade, perché ci troviamo di fronte a che cosa? Ci troviamo di fronte al requisito dell'urgenza. A requisito dell'urgenza che ovviamente è collegato a quella che può essere la modificabilità dello status delle sostanze contenute nei reperti. E pertanto è difficile che, diciamo, un accertamento di questo tipo, che è caratterizzato dall'urgenza, possa essere combinato con le forme dell'accertamento tecnico non ripetibile dell'incidente probatorio, che ovviamente si pone in un'ottica di contrasto a quella che è, diciamo, la velocità dell'esecuzione dell'operazione. In seconda battuta, poi, un'intrinseca debolezza dovuta al fatto che a fronte di una evoluzione tecnologica ed evoluzione scientifica che mette a disposizione degli strumenti di indagine sempre più sofisticati, non è, a mio parere, corrisposta un'adeguata ricettività di questo meccanismo nell'ambito del diritto. Perché dico questo? Perché quella che è la cosiddetta catena di custodia, a cui ha accennato prima anche il dottor Biondo, cioè la tracciabilità del percorso dal reperto della scena del crimine fino al processo, non è specificata dalla legge, nel senso che ultimamente con la norma di attuazione della legge sul DNA, cioè con il decreto del Presidente della Repubblica dell'87 del 2016, è stato elaborato un sistema di accreditamento per i laboratori che svolgono questo tipo di attività. Ma manca tuttavia una disciplina per quanto riguarda la regolamentazione che va dall'attività di prelevamento, di conservazione e di trasmissione degli elaborati.
Perciò con la possibilità di trovarsi di fronte a che cosa? A prove acquisite eventualmente in spregio a quelli che sono i protocolli scientifici internazionali che ovviamente caratterizzano questo tipo di attività, a discapito non solo di quella che è la qualità dei risultati che sono stati raggiunti, ma anche di un controllo successivo da parte di tutti gli attori del processo. Infine, diciamo, l'intrinseca debolezza ancora più forte è dovuta al fatto che il contraddittorio sulla prova, sulla prova che di regola viene attuato al momento della formazione della prova, e in questo caso al momento della formazione della prova, io in questo caso la prova del DNA lo vedo come la raccolta della prova, la conservazione della prova, nel caso in esame invece è postumo. Nel caso in esame invece si verifica nell'ambito dell'udienza preliminare, si verifica nell'ambito del dibattimento, attraverso relazioni dei consulenti che sono relazioni veramente di natura ricognitiva. Benissimo, ci sono le battaglie tra consulenti, periti, eccetera, ma sono veramente ricognitivi su un'attività che è stata svolta nel corso delle indagini preliminari, dagli organi investigativi. Pertanto, una prima conclusione, possiamo dire che laddove la decisione della causa dipenda da soluzione di questioni tecniche collegate alla prova del DNA, non si potrà avere una sentenza giusta indipendentemente dall'indattendibilità dell'indagine scientifica. E allora ci troviamo di fronte a un processo nell'ambito del quale si sviluppa che cosa? Nell'ambito del quale assistiamo a un progressivo spostamento di baricentro dal dibattimento alle indagini preliminari, riducendosi oramai il giudizio ad una sorta di critica successiva di quello che è il prodotto finito che è scaturito dalle indagini. Ecco, e allora se ci troviamo di fronte a che cosa? Se ci troviamo di fronte a una situazione di questo genere, in dibattimento semmai si riuscirà a provare quella che è l'incompletezza dell'indagine, ma non si sarà mai in grado di ricostruire il fatto in maniera alternativa, lasciando per lo più irrisolto il caso. La giochi tutta lì, perciò puoi cavartela, ma dal punto di vista del trionfo della giustizia, la ricostruzione alternativa non ce l'hai. Va da sé però che un sistema di questo tipo, che difficilmente vede la presenza del difensore nel corso delle indagini e l'utilizzo del contraddittorio nella raccolta della prova del DNA in fase di indagini, si presenta, per quel che riguarda le garanzie della difesa, un processo penale dai tratti, è stato detto, neo-inquisitori. La dottrina ha provato a interrogarsi su alcuni rimedi che potrebbero essere prospettati. È stato prospettato il rimedio di video riprendere le operazioni di sopralluogo piuttosto che delle ispezioni e delle perquisizioni, affinché si possa portare al dibattimento anche una forma di documentazione che agevolerebbe in modo significativo il vaglio dibattimentale. Un secondo rimedio è stato individuato nell'ambito del veicolare le prove scientifiche all'interno del processo attraverso anche fonti testimoniali che siano chiamate a testimoniare sulle modalità del lavoro seguite al momento del processamento della scena del crimine. Infine, e penso che questo sia assolutamente praticabile anche oggi, e anzi più volte l'abbiamo visto praticare, l'impiego indiscriminato dell'uso dell'istituto dell'inutilizzabilità nel momento in cui ci si trovi di fronte a una prova che è stata raccolta con le forme non corrette, piuttosto che ciò che si è visto fare e si vede fare, cioè non utilizzare l'istituto dell'inutilizzabilità, ma l'istituto del libero convincimento del giudice con un approccio un po' soft,
affiancato da quelle che sono le regole di prudenza nel momento della ponderazione di prove scientifiche fondate su dati la cui genuinità non è così pura. L'ultima osservazione, e poi finisco. In fase di valutazione della prova del DNA, dobbiamo dire che in fase di valutazione della prova del DNA, se quelli che abbiamo visto fino ad ora sono limiti tecnici e scientifici, in fase di valutazione della prova ci troviamo di fronte a dei limiti giuridici. Ci troviamo di fronte a dei limiti giuridici perché? Perché alla prova del DNA è riconosciuta natura indiziaria. Natura indiziaria nel senso che più, diciamo, preciso del termine, cioè natura indiziaria nel senso che va su temi secondari rispetto a quello che è l'accertamento del fatto di reato. Su temi secondari, tuttavia, questa l'indizio che va su temi secondari, perciò la prova del DNA che va su temi secondari, dovrebbe essere caratterizzata da, come sono tutti gli indizi, da un grado di certezza di un certo tipo, mentre abbiamo visto che la prova del DNA non è caratterizzata da un grado di certezza. E pertanto il rischio che si faccia fatica ad applicare alla prova del DNA il sistema di valutazione dell'indizio previsto dal 192,2 del codice di procedura penale esiste, perché sono fatti certi che devono essere valutati in termini di gravità, precisione e concordanza, invece qua ci troviamo in presenza di fatti probabili più o meno. E perciò, e chiudo, il rischio è che ci si venga a trovare che la prova del DNA rischi di rimanere un elemento marginale suscettibile di valutazione da parte del giudice, al quale non è comunque da ricondurre alcuna autonoma valenza dimostrativa. E ho chiuso con una frase del professor Luparia in un suo articolo. Grazie. Grazie Giulio. Evidentemente, volendo mettere un titolo alla tua relazione, più che le potenzialità, cioè messo a nudo i limiti attuali, quantomeno, della prova del DNA nel processo penale italiano. Sicuramente le cose che ci hai detto poi potranno essere riviste anche alla luce magari dell'esperienza nordamericana, perché, come dicevamo stamattina, il bello di questo settore è che i problemi sono comuni, no? Al di là del singolo sistema processuale, quindi poi saremo ansiosi di vedere la versione di Seth Miller. Molto interessante ovviamente il tema della inutilizzabilità o meno della possibilità di utilizzare regole di esclusione, per questo alla quale si sta avvicinando anche la Cassazione, magari senza pronunciare la parola inutilizzabilità, ma parlando di un totale affievolimento di quell'elemento conoscitivo che neanche può entrare nel gioco del 192 secondo comma, e quindi sostanzialmente diventa quasi inutilizzabile. Sicuramente un altro tema, e ci avviciniamo a affidare la parola al giudice, è quello del rapporto proprio tra questa prova scientifica e il giudice, no? Gli americani spesso ci dicono, loro hanno di base la giuria, noi abbiamo dei giudici professionali, ecco, a volte le complessità di interpretazione di questa prova scientifica, della prova del DNA in particolare, fanno sfumare questa differenza. Perché tanto il giurato può essere influenzato in maniera eccessiva rispetto alla prova scientifica, ma anche il giudice esperto, togato e professionale di fronte alla prova scientifica a volte diventa un po' un giurato rispetto a questo. E quindi è un altro grande tema, ma non so esattamente se vorrà riprendere questo tema Giuseppe Gennari, che ho già presentato prima, al quale lascio la parola. Sì, grazie. In realtà avevamo concordato un argomento, però ho deciso di cambiarlo un paio di giorni fa, quindi mi ha fatto una domanda che non è in linea con quello di cui vi parlerò. Ma d'altronde lui sa che quando mi invita, come dire, con lo scopo di fare il provocatore, quindi il mio ruolo è quello. D'altronde tenete presente che se vi addormentate non vi vedo perché ho i fari in faccia, quindi fino al lancio di vegetali vado avanti.
E non parlerò di diritto, perché sono circa 20 anni che non parlo più di diritto, anche perché lo ritengo totalmente inutile, soprattutto in questo tipo di convegni. E volevo invece dirvi questo. Sono ugualmente 20 anni che più o meno vado in giro e in convegni in cui si parla di prova scientifica. E praticamente in tutti i convegni a cui ho partecipato, ho assistito, la premessa è sempre quella per cui la prova scientifica è una cosa buona e giusta. Cioè la prova scientifica, diciamo quella che alcuni hanno chiamato la nuova prova scientifica, quello che ci viene messo a disposizione dalle nuove tecniche forensi, rappresenta un progresso, perché rende più facile amministrare la giustizia, perché rende più efficiente la giustizia, perché è più facile catturare i colpevoli e perché possiamo addirittura trovare i colpevoli per dei casi del passato di cui non sapevamo nulla. Ecco, io oggi vorrei rubarvi 10 minuti per dirvi che dal mio punto di vista molte di queste cose non sono vere, nel senso che non è affatto detto che sia così. Ripercorrerò con voi quelli che sono stati i 4 casi, no, degli ultimi 10-15 anni in cui la prova scientifica ha fatto irruzione nelle case di tutti ed è diventata la protagonista di processi fatti in televisione, perché sono circa 20 anni che noi abbiamo questa abitudine di fare i processi in tribunale ma anticiparli in televisione, dove abbiamo già un colpevole e un innocente. Vi ricorderete, forse era il 2002, quando venne ucciso Samuele Lorenzi a Cogne. E vi ricorderete che quella è la prima occasione nella quale noi abbiamo visto gli uomini del RIS e i camici bianchi fare appunto irruzione attraverso la televisione nelle case di tutti noi. Bene, in quel processo l'elemento probatorio più forte dal punto di vista tecnico-scientifico era una tecnica che si chiamava BPA, Blood Pattern Analysis. Ci spiegarono quella volta che analizzando le macchie di sangue per come erano distribuite, per la forma che avevano, per l'intensità che avevano, eccetera, eccetera, si poteva ricostruire la dinamica della scena del crimine. Cioè potevamo collocare idealmente l'autore del fatto sulla scena del crimine e ricostruire tutti quelli che erano i suoi movimenti. Questa BPA divenne l'elemento forte in quel processo, quello di cui si parlò per tutti i 2 gradi di giudizio di merito. Allora, arriva la Cassazione nel 2008 e, dovendo prendere una posizione su questa cosa, dice no, la BPA va benissimo, è assolutamente attendibile. La Cassazione dice anche un'altra cosa, dice va bene, questo lo lasciamo stare perché rischia di deviare. E la BPA va benissimo perché? Perché la BPA è una tecnica che si fonda sulla chimica, la fisica, la matematica, la biologia, insomma tutte scienze che studiamo da quando andiamo alle elementari. E quindi come fai a mettere in dubbio il fatto che qualcosa che è fondato su queste scienze arcinote possa essere inattendibile? Quindi la BPA è fuori di discussione assolutamente attendibile. Tra l'altro vi faccio notare una cosa molto curiosa che ho scoperto ieri, che una corte d'appello del Texas anni prima aveva ritenuto attendibile questa blood pattern analysis usando esattamente le stesse parole che voi trovate nella massima della nostra Cassazione. Ora, siccome mi sembra difficile che i giudici della Cassazione conoscessero questa decisione della Corte d'Appello del Texas, mi viene da dire che quando i tribunali dicono cose senza senso devono avere un qualche effetto telepatico che consente di dire le stesse cose a distanza di 5.000 chilometri, perché voi capirete benissimo che non ha nessun significato dire la blood pattern analysis è attendibile perché si fonda sulla fisica e la chimica, che sono scienze note e conosciute. Bisogna comprendere ovviamente come queste scienze note e conosciute le applichi per stabilire se quella tecnica è attendibile oppure no. Sono passati 20 anni, è uscito un articolo la settimana scorsa su Forensic Science International dove si dice questa blood pattern analysis ancora non ha un grado di attendibilità. Sono stati investiti milioni di dollari di attività di ricerca e se sia effettivamente attendibile oppure no, ancora non siamo in grado di dirlo. Noi l'abbiamo deciso 20 anni fa che era attendibile. Ovviamente quello che vi dico prescinde dall'esito del processo, che a me non interessa.
mi interessa il modo con cui è stato utilizzato, in quel caso la prova scientifica. Passa qualche anno, abbiamo la famosa vicenda di Amanda, ne parlerò in modo strasintetico perché sarà la protagonista questa vicenda della giornata di domani, ma per chi conosce un pochino la questione sa benissimo che l'uso disastroso della prova scientifica in quella vicenda giudiziaria è stata la chiave di volta dell'esito di quel processo, ok? E che si è giocato prima a sfavore dell'imputata e poi a favore dell'imputata tutto interamente sulla prova scientifica. Abbiamo poi avuto l'omicidio di Garlasco, ci sono voluti 8 anni con 2 assoluzioni per arrivare ad una pronuncia definitiva, con perizie fatte, rifatte e ripetute anche in appello. Ora, ripeto, a me non interessa quale sia stato l'esito, ma in termini di efficienza del sistema giudiziario, una decisione che giunge dopo 8 anni di processo già mi lascia molto perplesso. Già questo, dal mio punto di vista, rischia di essere una sconfitta del sistema. E abbiamo poi l'ultima vicenda, che è quella di Iara, dove qui effettivamente ad oggi sono state indagini genetiche a trovare il colpevole. Anche qui sono accaduti un pochino di imprevisti che hanno dilatato i tempi, ma il risultato sembra che sia stato alla fine produttivo. Ma se ci pensate, io sono stato in grado di riferirvi 4 casi in circa 15 anni in cui questa prova scientifica ha avuto un uso massiccio con alterne vicende. C'è poi il capitolo dei cold case, casi del passato che riusciamo a ricoprire, a riaprire grazie alla prova scientifica. Io ne ho raccolti per quelli che conosco, ad esempio vi ricordate l'omicidio di Mauro Rostagno, no? Il fondatore della comunità Saman. Dopo anni e anni dall'omicidio il processo è stato riaperto utilizzando delle tecniche genetiche molto avanzate e altrettanto discutibili come tutto quello che è estremo, sentenza di primo grado di condanna, corte di appello di Assise ha assolto l'imputato e ha smentito l'attendibilità di quella prova scientifica. Non mi interessa chi dei due avesse ragione, ma l'esito ad oggi è stato questo. Un altro cold case, un omicidio di criminalità organizzata nella zona del Pugliese, sentenza di primo grado, assoluzione perché? Perché quegli elementi, quelle prove, quei reperti che erano stati raccolti anni fa, non furono raccolti secondo gli standard di oggi. Ma siccome oggi dobbiamo applicare gli standard di riferimento che ci insegna la scienza forense oggi, quello che non risponde a questi standard non vale più niente. Questo apre un discorso parallelo, ma mette fortemente in crisi l'utilità di questa prova scientifica per i cold case, perché temo che tutto quello che viene dal passato non risponda a questi criteri di tenuta, conservazione e attività di analisi secondo protocolli. Vi ricorderete anche un altro omicidio, che è quello di Simonetta Cesaroni, che rimase per anni senza colpevoli, fin quando una serie di esperti dissero abbiamo trovato la prova inconfutabile. In quel caso erano bite marks, i segni, l'analisi dell'impronta di un morso sul seno della vittima. Tutto visto tramite fotografie, perché ovviamente la vittima non c'era più, poveretta, e neanche quei segni erano più direttamente rintracciabili. Il tizio viene tratto a processo, condannato, appello, assolto. Assolto, tra l'altro, con una motivazione assolutamente condivisibile, perché quelle prove che erano state portate in primo grado erano quantomeno fortemente opinabili. Quindi qui il risultato è stato quello. A meno che non aderiamo a quella corrente di pensiero che oggi va molto di moda, per cui ogni innocente, ogni assolto è un colpevole che è stato assolto per sbaglio, allora lascio cadere, allora mi arrendo, ma se non è così, il risultato è stato quello per cui abbiamo processato per anni un innocente, l'abbiamo condannato in primo grado e abbiamo speso dei soldi in modo del tutto inutile. Quindi anche il tema dei cold case va un po' riflettuto.
banche dati, qui non me ne voglia Renato, con cui sono legato da profonda stima, e i dati della banca dati italiana ve l'ha dati Renato, perché scusate se scendo il cellulare, non è che voglio fare una telefonata, ma ho dei dati che ho memorizzato qui, e siccome superati i 40 non ricordo più niente a memoria e quasi non vedo neanche più niente, ho bisogno di vederli qua. Allora, è chiaro che la banca dati è una cosa estremamente utile ed è una cosa che va assolutamente implementata, però attenzione, non pensiate che abbia effetti miracolistici, perché quando si parla di banca dati molto, molto spesso viene offerto il match rate, no? Cioè quanti match abbiamo avuti, ne abbiamo avuti tantissimi, ma non è detto che ogni match rate esiti in un risultato utile dal punto di vista giudiziario, non è detto che ogni match rate non abbia fornito un dato che era già stato acquisito al processo e quindi era inutile per quel processo, e soprattutto il match rate non ci dice per quanti reati in totale la banca dati è stata utile. Allora è uscito un articolo molto interessante sempre su Forensic Science International una settimana fa sulla efficienza ed efficacia della banca dati inglese, che è una delle più grandi del mondo, parliamo di 6 milioni di profili se non sbaglio. Scusate, forse ci arrivo o non ci arriverò mai. Forse ce la faccio. Sì. Beh, insomma, ok. Il Biometrics Commissioner, che è un'autorità non governativa che controlla l'utilizzo dei dati genetici da parte della polizia inglese, ha fornito i dati per il 2016. Nel 2016 dati genetici sono stati linkati ad un risultato utile dal punto di vista giudiziario nello 0,3% di tutti i reati commessi in quell'anno, 0,3%. Questa percentuale passa allo 0,6% quando si parla di reati a sfondo sessuale, all'8,4% nel caso di omicidi e all'1,4% nel caso di furti in abitazione. Capite che sono percentuali bassissime. Nel 2006, mentre la banca dati inglese si espandeva a dismisura perché gli inglesi hanno investito centinaia di milioni di sterline, venivano pubblicati i dati sul numero di reati rispetto al totale per i quali erano stati fatti prelievi genetici, e quindi era stato prelevato un reperto da trasmettere alla banca dati, parliamo dello 0,3%, e parliamo dell'Inghilterra, Inghilterra Galles, 0,45% nell'anno precedente. Quindi comprendete che l'impatto totale di uno strumento come la banca dati è da discutere, vedremo quale effettivamente sarà, peraltro è fortemente legato al numero di profili dalle scene del crimine che tu inserisci, molto più che al numero di persone indagato o sospettate che tu inserisci. E sarei curioso di sapere da Renato, glielo volevo chiedere, di quegli 11.000, sono diventati 13.000, quanti sono profili di backlog, cioè vecchie indagini che sono state trasmesse, e quanto i miei colleghi sono sensibili al fatto che oggi vanno trasmessi. Temo che non ci sia una grande sensibilità ancora. Un po' di dinamismo. Sui 13.000 che abbiamo inserito, diciamo che calcolate l'inserimento, per dare anche dei tempi. Allora, la banca dati ha iniziato a poter inserire i dati il 19 gennaio 2017, quindi tutto ciò che la legge prevedeva doveva essere inserito entro un anno il pregresso, e quindi sostanzialmente all'inizio c'è stato l'inserimento da parte delle forze di polizia, dei laboratori, delle riviste, della scientifica, di tutto quello che avevano come pregresso. Dopodiché, poiché la legge prevede che l'inserimento è condizionato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, questa tempistica ogni anno è stata spostata di un anno, quindi oggi siamo al terzo anno, però diciamo sui 13.000 la metà sono vecchi, diciamo non del 2019, anche se vengono inseriti quelli del 19, che proprio ieri abbiamo mandato due positivi rispetto a soggetti, perché noi quello che vediamo è soltanto la categoria del reato, furto, omicidio, e l'anno del procedimento penale. E proprio ieri ne ho firmato uno che era 2019,
come procedimento penale della scena del crimine e il soggetto era uno di quei 6.000 che avevamo indicato. Il numero sono circa oltre 100 soggetti identificati, collegati, quindi il DNA è, diciamo, lo stesso rinvenuto sulla scena del crimine. Sono numeri piccoli, nel senso che arrivano a quelle percentuali che tu dici, però in 100 casi è stato possibile con il DNA avere un elemento per dare un nome e cognome, diciamo, a quella scena ignota. Grazie Renato. L'altro faccio della bilancia, l'altro lato della medaglia, gli ultimi 5 minuti, è, ma da quello che ho capito, non avete già parlato questa mattina, il fatto che la prova scientifica può indurre anche errori giudiziari, e cioè è la particolare forza della prova scientifica, la incapacità da parte delle corti di valutare in modo critico la prova scientifica e implementa, aumenta la possibilità che una prova scientifica sbagliata induca errori giudiziari in modo molto più agevole rispetto ad una testimonianza fallace. E quindi il beneficio della prova scientifica andrebbe poi bilanciato con quelli che sono i possibili errori giudiziari indotti dall'utilizzo della prova scientifica. E in realtà c'è un uso, ma lo ha detto Renato, in cui l'utilità della prova scientifica è indiscutibile ed è quello ad esclusione, perché quando tu hai un dato scientifico che esclude la presenza di un determinato soggetto sulla scena del crimine, quello è un dato incontrovertibile che deve fare uscire quel soggetto dal campo dei possibili sospettati. Però ricorderete anni fa una violenza sessuale a Roma, in cui vennero arrestati due rumeni, o comunque due soggetti stranieri. Se vuoi, esatto. In cui i due vennero arrestati sulla base di un riconoscimento fotografico. Viene fatta una confessione di uno dei due. Su quanto le confessioni possano essere inattendibili, magari lo facciamo dire a Seth Miller, che forse su questo può essere ancora più dettagliato. E viene fatta la prova del DNA e risulta una incompatibilità, punto. Cioè non possono essere loro due. E viene intervistato nell'immediato il procuratore della Repubblica e dice, invece di dire, cari signori, abbiamo sbagliato, cosa vi devo dire, e liberiamoli domani, dice, vedremo cosa dirà il tribunale, vedremo se un riconoscimento fotografico vale di più o di meno di una prova genetica. Ma come? Quando tu hai il DNA che ti fa comodo, il giorno dopo chiedi il mandato di arresto, quando il DNA smentisce la tua tesi, vedremo se il riconoscimento fotografico vale di più o di meno di quella che fino al giorno prima ha chiamato prova regina. Ora è chiaro che questo episodio è un episodio, come vi dicevo, provocatorio, ma per arrivare al punto... Dopo furono assolti e furono anche rilasciati. Per arrivare al punto, la prova scientifica è uno strumento di grande utilità, ovviamente, ma va utilizzato con grande attenzione e con consapevolezza, senza dimenticare come si fanno le indagini in modo tradizionale, come diceva Renato. Quello è un aspetto veramente fondamentale. E il rischio è che, affascinati dal fatto che l'uomo col camice bianco ci possa fornire il colpevole, abbandoniamo quello che abbiamo sempre saputo fare, indagini tradizionali, investigazioni tradizionali, ricercare elemento per elemento, ricostruire le modalità del fatto, non delegare a una scienza più o meno attendibile quello che potremmo e sappiamo fare anche in altro modo. Quindi il mio invito è quello di un approccio molto critico, molto attento e diciamo consapevole del fatto che la prova scientifica può avere ed ha utilità e vantaggi, ma va usata anche con buon senso e con consapevolezza di quelli che sono i suoi limiti. Grazie. Non volevi che dicessi. No, c'è una replica, molto volentieri.
No, volevo soltanto un po' rafforzare questo concetto che stava dicendo Giuseppe, cioè in tutti e due i casi, e questa è una cosa importante per noi, lo portiamo avanti i colleghi, quindi Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, chi detiene l'informazione scientifica e ne sa il valore spinge sempre di più l'investigatore a non basarci soltanto sulle nostre informazioni, perché quello che stava dicendo prima e l'esempio che vi ho fatto è stato l'investigatore che ha deciso, perché giustamente no, l'esclusione è certa, quindi lui doveva escludere con certezza del DNA ogni volta rispetto all'omicidio dei due anziani, perché non era il DNA di quei tre mozziconi, quindi lui si portava in casa un elemento di prova che, come posso dire, molto forte, che escludeva chi ha commesso l'autore, a cui lui è arrivato per motivi investigativi. Come il discorso della Caffarella, è anche lì chi ha chiesto l'accertamento genetico è stata sempre la polizia giudiziaria, che ha detto comunque, indipendentemente dalla confessione, indipendentemente dalla, portiamo avanti la parte genetica. Lì i tempi si sono accavallati troppo velocemente tra dichiarazioni e risultati, che poi hanno portato a quello che è il risultato, ma è l'investigatore che ha tutto l'interesse, che interesse ha a portare avanti da un punto di vista investigativo, come posso dire, una teoria quando lui ha degli elementi che invece gli confortano l'idea investigativa. L'investigatore fa questo, solo quello che noi diciamo sempre è formare un investigatore è molto più difficile di formare uno scienziato. Lo scienziato si documenta e va avanti sempre. L'investigatore ci deve sapere utilizzare e deve mantenere i suoi strumenti. Beh, questa è una bella sfida. Grazie. No, grazie a te e grazie al punto Giuseppe per la sua provocatoria, come nelle sue corde, ma molto efficace relazione. Adesso cediamo la parola a Seth Miller con una richiesta al pubblico. Lui ha delle slide, ovviamente in inglese, tradotte sotto in italiano, tradotte in italiano sopra. Volete anche che si interrompa ogni tanto ai fini di una traduzione o possono esservi sufficienti? No, mettiamo ai voti molto velocemente. Allora facciamo così, ci sono sempre in sala alcuni traduttori ancora, ecco, ci sono ancora alcuni interpreti in sala per chi avesse difficoltà che possono aiutare, allora procediamo con la relazione in inglese ma con le slide in italiano che credo possano aiutare molto. Grazie Luca. Do you have a microphone? I've been asked to come and present the American experience over the last 30 or 40 years with the problems in the forensic science community. Ok, presenterò adesso l'esperienza americana degli ultimi 40 anni. So I want to start out by talking about what I consider an overarching or central theme in the criminal justice system, which I like to call the myth of infallibility. Ok, inizierò proprio a parlarvi del sistema giudiziario penale americano, del sistema giudiziario penale americano. So this myth of infallibility is abetted by a number of myths of about human behavior. A few of those deal with the fact that eyewitnesses, when they see something, they're always correct, or that innocent people don't confess to things that they didn't do. But particular for this discussion is the idea that when forensic evidence is presented in court, it's reliable and true, and that when those people testify about that forensic evidence, they're telling the truth. Vi parlerò soprattutto di tutti, di tutti i metodi che vengono utilizzati per comprendere e per capire se effettivamente la persona incriminata è colpevole o meno, e soprattutto cercheremo di capire attraverso i nostri metodi se l'affidabilità delle prove attraverso appunto dei test. So just to give you a little historical perspective, you can see from the slide that many of the
forensic methods that we commonly know to be used in court: fingerprints, bite mark examinations, blood stain patterns, the types of things where we compare evidence in the case to a certain person. Those things were developed many hundreds of years ago by law enforcement. Ok, vi voglio prima fare una breve prospettiva storica, e partendo appunto da tutti i metodi che vengono utilizzati, tra cui citiamo le impronte digitali, il confronto appunto dei capelli e anche il confronto appunto del DNA, l'esame del sangue. And so what normally happens in a case like this, they have a piece of evidence, it has a pattern in it, they compare it to using a certain method to a pattern taken from a known person, and then they decide, is it a match? Does it have similar characteristics? And then that evidence is presented in court, usually with a high degree of certainty that judges or juries will conclude that it is that person who is usually the defendant who actually left it at the scene of the crime. Ok, ciò che avviene è che sulla scena del crimine, quando vengono analizzate tutte le prove che vengono ritrovate sul corpo del delitto, vengono paragonate, quindi viene fatto un esame del match proprio, vengono messe a confronto sia ad esempio i capelli della persona appunto che è stata vittima di omicidio e della persona che si sospetta abbia commesso l'omicidio, e se vengono riscontrate delle caratteristiche in comune, queste vengono riportate alla corte, e molto spesso accade che il giudice esprima il verdetto finale sostenendolo colpevole, dichiarandolo colpevole. And as you can imagine, when a jury in the United States or a judge anywhere hears that evidence, it's very compelling and often leads to the conviction of that person. E potete immaginare quanto sia importante e rischioso comunque come metodo. The problem is that many of these forensic techniques, the ones that we commonly know to be used in criminal trials, they were developed by law enforcement for law enforcement without the kind of scientific testing to establish their scientific validity. So what you have is a situation that these are presented in court, but their entire scientific reliability and validity is in question. Dunque quello che abbiamo cercato di fare è far capire proprio alla Corte quanto sia importante sviluppare dei metodi che permettano di effettivamente valutare e di valutare l'affidabilità e la veridicità di quanto è stato verdetto. Now. Yeah, so I run an innocence organization in the state of Florida, and I'm part of a group of people who, over the course of the last 25 years, have been very successful at exonerating people. And in the United States, since 1989, we've had 365 people exonerated through DNA testing, and over 2,400 people exonerated in total. Ok, e negli ultimi 25 anni siamo molto contenti perché siamo riusciti a prosciogliere molti detenuti, molte persone ritenute colpevoli, dal 1995 365 persone e 2400 casi di assoluzione. And while this is terrible that all these people went to prison for crimes they didn't commit many times for decades, what's useful about this is it provides us with a data set that we can use to try to understand why these folks got wrongfully convicted in the first place. E potete immaginare quanto sia triste tutto questo, perché alcune persone hanno passato decenni all'interno delle prigioni. And so specific to this discussion, what that data has told us is that in 46% of those cases,
there was misapplied forensic science that contributed to the wrongful conviction. So what it was telling us is where someone made that pattern match that we talked about before, now we have a DNA test that demonstrates that something was wrong with either the way they did the test or the conclusion that they made. Quindi potete capire che nel 46% dei casi sono stati commessi degli errori e quindi ciò che noi vogliamo dimostrare è l'importanza di sviluppare i test del DNA e quindi utilizzarli maggiormente. So that leads in the United States to the year 2009. To the release of a report by the National Academy of Sciences or the NAS. E questo è un report che è stato rilasciato dalla National Academy of Science nel 2009. The NAS is an entity that's created by the US government to study many different issues related to science or medicine, and here they were asked to look at issues in the forensic science community to determine whether all the different forensic methods, some of which we mentioned already, had scientific validity. Ok, si tratta appunto di un'accademia che si occupa di studiare diversi ambiti del settore legale e soprattutto si occupa di condurre dei test su questi metodi che vengono condotti appunto da noi. And the goal of this examination or of this study was not to tell the forensic science community you're doing your work wrong and to get them in trouble or chastise them, but rather to help move the forensic science community along towards doing the research that was necessary to build that scientific foundation to support the use of those forensic methods. Il nostro obiettivo non era quello di criticare l'operato degli scienziati, ma al contrario di cercare di costruire un metodo più affidabile ed efficace. So the report made a number of key findings, and the report separated DNA testing from all of the other forensic methods that we've talked about thus far. And it said that, and this is up on the screen, it said, with the exception of DNA, no forensic method has been rigorously shown to have the capacity to consistently and with a high degree of certainty demonstrate a connection between evidence and a specific individual or source. Ciò che ha detto potete leggere le slide, perché quello che sto leggendo in inglese lo potete chiaramente leggere in italiano sulla slide. Sta citando una parte appunto di questa relazione, di questo report che è stato condotto dal NAS. Yeah, and as you can see, the additional findings by the NAS were that the forensic science community, the methods they were using was utterly lacking in research to support both the way they did the tests that they were doing as well as the conclusions they were drawing from the results of the test. E come potete vedere, questo ha dimostrato che non vi erano state condotte abbastanza ricerche tali da poter permettere di scagionare o comunque di incriminare una persona. Quindi c'erano proprio delle lacune. And again, the report itself, it donated an entire chapter just to discussing each of these forensic methods, and it looked at forensic odontology, which is bite marks, friction ridge analysis, which is your fingerprints or palm prints or footprints, tool marks, firearm analysis, shoe prints, tire tracks, and hair and fiber comparison, among others. Ok, e come potrete vedere, questo capitolo tratta proprio tutti i metodi che noi utilizziamo, quindi dalle impronte digitali, alla marcatura di pneumatici, ai bite marks. And consistent with the judge's comments, the NAS report had a few things to say to judges and courts as well, and it basically said that because of a lack of understanding by judges as well as juries in the United States, the court system was just completely
unprepared to keep this kind of unvalidated, unreliable forensic science out of the criminal justice system, such that it wouldn't lead to people relying on it too much and leading to wrongful convictions. E come proprio dicevano prima, questa la causa della incapacità dei giudici di essere in grado appunto di fare affidamento su questi metodi fa sì che si abbiano degli errori, quindi degli errori giudiziari. So after the NAS report came out, a lot of people challenged their convictions, asking the courts to look at the NAS report and allow them to get a new trial, but hardly any courts granted a new trial based on the findings in the NAS report. E questo ha permesso di poter riaprire i casi e quindi di poter avere un nuovo processo. So the NAS report, it had some shortcomings. It didn't tell courts how to evaluate the reliability of forensic evidence when trying to decide whether to allow it into a trial. Ma questo non voleva dire alla corte di come gestire, come trattare i casi. So in 2016, when President Obama was still our president, he's no longer our president, if you haven't realized. You can tell that joke, yeah. Nel 2016, quando Obama era il nostro presidente, chiaramente adesso non è più il nostro presidente. The president put together another body designed to sort of get down to this question of giving guidance to courts on how they should handle forensic evidence when they're presented with it. Il presidente aveva dato delle linee guida alla corte per comprendere su come gestire alcune situazioni, proprio questi casi. So among other things, the president's committee, they released a report that suggested to courts that they should not allow evidence in to criminal trials unless there have been studies performed on false positive and false error rates with that forensic method. E uno degli altri consigli che il presidente Obama aveva voluto dare alla corte era quello di non utilizzare le prove se non di cui non fossero pienamente sicuri e certi della loro validità e affidabilità, chiaramente. And specifically related to the conclusions that forensic scientists were drawing from these types of tests they were doing, the PCAS report said statements claiming greater certainty than demonstrated by the research, by the empirical research, are actually scientifically invalid. So you can't have an expert coming into court and saying that this evidence belongs to this person to the exclusion of everyone else in the world. Sorry, can you say it again? I'm sorry, I spoke too much. They specifically said, related to the conclusions drawn by forensic scientists, that they can't give a conclusion on certainty that is greater than what the empirical research supports. Allora, ha detto semplicemente che non possono trarre delle conclusioni certe al riguardo se non queste conclusioni, queste prove non siano empiriche. Okay, so I want to talk about two specific types of forensic methods. Okay, vi parlerò di due metodi forensi specifici. And the first one's bite marks. Il primo è la marcatura del morso. So what normally happens is you have a victim that, let's say, is murdered, and the medical examiner or coroner, they see a mark on the victim that they think was left by a human bite. Okay.
Uno dei casi più semplici è quando avete sulla scena del delitto un corpo che è stato morso e quindi arriva il medico legale e nel momento in cui va a fare la propria analisi trova questo morso e pensa subito sia stato causato dall'omicida. Retain the services of a dentist who specializes in comparing these kind of marks to determine whether they're marks and compare marks made by a human bite and then comparing them to the known bite mark of the police suspect. Ok, loro cosa fanno? Mettono a paragone, a confronto quindi il morso, il DNA del morso che è stato trovato sul corpo del delitto con la persona sconosciuta che pensano però ritengono colpevole. And many people in the United States, and I'm sure here in Italy and other places, have been convicted based on that dentist coming into court and saying that the mark that was left on the victim was a bite mark and it came from this defendant because of unique characteristics of the bite. Okay, e molto spesso negli Stati Uniti succede che alcune persone vengono condannate proprio perché il loro DNA ha delle caratteristiche molto simili alle caratteristiche del DNA del morso che è stato ritrovato sulla vittima del delitto. But there's actually been significant scientific study about the problems with bite marks. Ma ci sono stati molti studi condotti proprio sul problema dei bite marks, che sono appunto questi morsi. So for example, there's been study that has demonstrated that human skin is not a good medium to record a bite mark. Ok, ci sono stati condotti degli studi su proprio la pelle che non è un buon mezzo, non può essere utilizzata come oggetto, non può essere utilizzata nei test dei DNA per dichiarare colpevole o meno una persona innocente. There's been no studies about how characteristics that are in a bite mark, how frequent they are in the larger population. And there's been studies that have demonstrated that forensic dentists can't reliably determine whether a bite is even a human bite mark. Ok, e ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che in realtà i dentisti, gli odontologi forensi non possono dimostrare se effettivamente un morso appartiene ad una persona, cioè ad un essere umano o meno. I think most importantly, there was a study that was done that sent bite marks out to a number of forensic dentists to compare against a known bite mark. And when they got the results back, they got wildly different results. And it demonstrated that forensic dentists are not well equipped to even compare accurately a known bite mark to an evidentiary bite mark. Ok, sono stati condotti diversi studi e è stato dimostrato che gli odontologi forensi non sono in grado di realmente identificare se un morso appartiene o meno alla persona che è stata ritenuta colpevole. So that's great, but we can't just bring that scientific experiments into court. We've needed to actually exonerate people through DNA testing in order to, one, demonstrate that there were problems with bite marks in the first place. Ok, noi dobbiamo cercare semplicemente di assolvere e prosciogliere le vittime attraverso il test del DNA. And more recently, in the state of Texas, the work of the Innocence Project in New York challenged a bite mark in a case of a person named Mark Cheney. His name's up on the slide. And because they were able to prevail and demonstrate that there was a major problem with bite marks, they were able to obtain all sorts of reforms related to bite marks. So did you say that, did you talk about a case? Mark Cheney yeah. In Texas. Yes. Okay, and they were able to exonerate him.
Yes. Ok. Allora, ha parlato appunto di un caso che è avvenuto in Texas, di Mark Hain, che è stato esonerato grazie all'individuazione appunto di questo, grazie al test del bite marks, cioè della morsatura. And his case, because of a litigation of one bite mark case, had a major effect. Prosecutors in Texas agreed to stop using bite marks in criminal cases. A forensic science commission in the state recommended no more bite marks in criminal cases. And they went back and reviewed thousands of cases where bite marks were used to see whether folks were wrongfully convicted. Ma grazie a questo caso si è deciso di iniziare ad utilizzare il bite mark testing anche in tutti gli altri casi e quindi sono stati riaperti oltre 2000 casi di bite marks. Another type of forensic evidence that has got a lot of scrutiny in the United States is microscopic hair comparison. Un altro metodo negli Stati Uniti è l'esame del microscopio. And similar to our last example, when someone, a murdered victim is found at the scene and there might be a head hair or a pubic hair on them, that hair can be taken and compared to the hair under a microscope of an individual who they suspect. Ok. Stesso procedimento, quando si è sulla scena del crimine, viene fatto l'esame sui capelli, su peli pubblici che vengono ritrovati sul corpo, sulla scena del crimine e sul corpo della vittima, e vengono confrontati quindi con i peli e i capelli della persona sospettata. Chiaramente possono esserci sempre delle caratteristiche in comune e quindi... Now, our lead forensic agency, the Federal Bureau of Investigation, had done this examination over a course of years in 20,000 cases where they made a match and then they would say things like, it's the defendant's hair and it cannot be anyone else's hair. E in America sono stati condotti 20,000 casi. In cui appunto è stato fatto questo esame al microscopio dei capelli e queste persone sono state ritenute colpevoli. And again, there were three DNA exonerations in Washington, D.C. that led the FBI and the Innocence Project and others to take another look at microscopic hair comparison. Ma ci sono stati tre casi risolti grazie al test del DNA sui capelli in Washington. E questo ha fatto sì che l'FBI Innocence Project potesse continuare appunto a condurre le indagini attraverso questi test. And it led to a review of all of those cases, including people who had been convicted and sentenced to death, and we were looking for statements by the forensic analysts that were beyond the limits of science. E tutto ciò ha permesso di riaprire numerosi casi anche di persone che erano state condannate a morte. We were looking for statements like, this hair came from the defendant and could not have come from anyone else. Okay. E adesso siamo incentrati su dichiarazioni che in passato erano state considerate dichiarazioni che avrebbero compromesso l'esito di un caso. We talked this morning about experience-based science, and we were also looking for statements by the forensic analyst that where they would say something like, because I've done this test 10,000 times, I know I'm correct. Stamattina abbiamo proprio parlato della scienza basata sull'esperienza e questo principio deve essere applicato anche, ancora di più, anzi, agli studi che noi effettuiamo. E quindi dobbiamo
effettuare sempre più prove per assicurarci della veridicità e dell'affidabilità dei nostri risultati. And what we found was that in 90% of the many thousands of cases that were reviewed, there was one of these errors, one of these statements made by the forensic analyst where they went beyond the limits of science. Sul 90% dei casi riaperti ci siamo resi conto che in uno era stato commesso un errore da parte degli antipreposti alle analisi. So this led to major upheaval. Every single one of those defendants got a letter in the mail saying that the FBI committed a scientific error in their case. E questo ha permesso a molte delle vittime di poter avere un fondamento nell'affermare che l'FBI ha commesso un errore. And it gave them each a chance to reopen their case and try to prove their innocence. E questo ovviamente ha permesso loro di riaprire i propri casi e dimostrare la loro innocenza. Okay, so in conclusion, the main point here is that DNA evidence has given us a window into the reliability of forensic science. Questo significa, per concludere, che i test del DNA hanno aperto una porta proprio all'ulteriore analisi e alla fondatezza delle prove scientifiche. And that the same things that are problematic in the United States are certainly problems here in Italy and in other places. Il che è valido non solo negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi. And so it's important for us to continue to push the forensic science community to scientifically support their conclusions, and then when they use unreliable results, to do everything we can to keep them out of court, or when they're used, to exonerate the innocent. Per questo vogliamo assolutamente continuare il nostro percorso nello spronare appunto la comunità scientifica a servirsi di prove davvero certe. Thank you very much. Vi ringrazio. Grazie davvero a Seth Miller per questa bellissima e completa relazione che ci ha fatto un po' lo spaccato dello stato dell'arte degli Stati Uniti. Mi sono annotato alcune cose molto importanti. Sicuramente l'analisi della National Academy of Science del 2009 è stato un po' un punto fondamentale. Mi ero già annotato tutte le riforme che Connecticut 2018, Michigan 2018, Texas, Wyoming, che hanno a seguito di questi studi modificato la propria legislazione, per esempio per rimuovere quei limiti, noi diremmo alla revisione, quei limiti alla riapertura del caso e che diciamo erano in certi casi limitati per esempio a 3 anni. Quindi oltre a diciamo aver fatto piazza pulita di alcune non pratiche scientifiche adeguate agli standard dell'attuale scienza, ha anche aperto la strada a nuove continue forme di testing, diciamo così, del giudicato penale americano. E questo è ovviamente un altro elemento molto importante. Anche il lavoro fatto da Obama, purtroppo interrotto, è altrettanto importante. Quando Obama ha concluso il suo mandato, diciamo in quell'articolo scientifico sulla Harvard Law Review che ha scritto, uno dei dei crucci era proprio quello di non aver portato alla fine quel lavoro sull'ulteriore revisione della prova scientifica e sulla lotta all'errore giudiziario. Prima di passare al nuovo relatore, forse mi dicevi, Carlo, che volevi dire qualcosa sul bite mark? Sì. Volevo intervenire molto brevemente sulla questione dei bite marks e facendo riferimento a questa questione e a uno dei casi che ha portato all'attenzione Giuseppe Gennari, che è il caso dell'omicidio di Simonetta Cesaroni. Esattamente quello è il caso, nel senso che l'omicidio è avvenuto nel 1990, sono stati individuati vari indagati che poi successivamente sono stati esclusi, fin quando vengono rinvenuti nel 2004, quindi a 14 anni di distanza, in un armadio dell'istituto in cui è stata svolta l'autopsia, gli indumenti che indossava la vittima, che erano
molto banalmente, un reggiseno e una canottiera, su cui sono stati fatti tutta una serie di accertamenti del DNA e è stata revisionata anche tutta la documentazione iconografica che descriveva le lesioni inferte alla vittima. E è stata individuata in questa revisione con fotografie non dimenticate del 1990, quindi con, non come adesso, fotografie digitali con altissima definizione, ma fotografie del 1990, quindi prese più o meno da vicino, più o meno da lontano, è stata individuata in corrispondenza all'altezza del capezzolo del seno sinistro una lesione che è stata individuata e riconosciuta come bite mark, come segno di un morso. Questo segno del morso poi è stato mostrato a uno odontoiatra forense che ha riconosciuto appunto questo come un morso, ne ha ricavato un calco e a 14 anni di distanza è stato indagato il fidanzato della vittima e a cui è stato preso un calco e sono stati confrontati due calchi e questo odontoiatra forense ha detto che c'era una perfetta sovrapponibilità. Una bella domanda. Diciamo, non sono un tecnico, ma è stato fatto una cosa di questo tipo. E, quindi sono state confrontate, diciamo, questi due calchi e in aggiunta a questo elemento suggestivo per dire che era un morso, in corrispondenza della, sono state fatte delle analisi sul reggiseno che indossava la ragazza e sono state trovate delle tracce di DNA della, dell'indagato che era il fidanzato, quindi molto suggestivo il tutto. Tutto questo ovviamente ha convinto molto bene la Corte d'Assise all'epoca, che ha condannato il fidanzato, credo, a 26 anni per omicidio. E successivamente c'è stato un grado, il grado di giudizio di appello, ovviamente, dove è stato nominato un collegio peritale e diciamo, lo posso dire a ragion veduta perché facevo parte di questo collegio peritale, io mi sono occupato della parte del DNA, quindi il collega che ha visto questo morso ha immediatamente realizzato che questo non poteva essere un morso. Mancava una cosa fondamentale, l'opponente. Cioè la parte, c'era solamente il segno di un morso senza, diciamo, la controparte. E questo era stato giustificato, questa assenza, in vari modi, credo abbastanza fantasiosi da un certo punto di vista. A conclusione di questa perizia, il collega è giunto, ha potuto semplicemente dire che quello che si vedeva era quello che era stato descritto dal medico legale che aveva fatto l'autopsia, un'escoriazione, era stata descritta come un'escoriazione. Quindi a conclusione, diciamo, di questa vicenda, ovviamente si è arrivati ad assolvere la persona che era stata condannata in primo grado e nella revisione ovviamente di tutta la letteratura che era disponibile all'epoca, questa è una perizia del, se non ricordo male, 2012, la letteratura era già concorde nel dire che questo tipo di comparazione di bite mark, ovviamente con la dentatura, immaginate di una persona, la dentatura presa dopo 14 anni, il calco preso dopo 14 anni, quindi con possibili modificazioni della posizione dei denti e quant'altro. Grazie mille per questo intervento, visto che poi è un intervento di prima mano, visto che eri nel collegio peritale e ci mostra ancora una volta diciamo, la necessità di attenzione su queste prove. Qui addirittura non si trattava di un morso, ma anche fosse stato, diciamo, un morso, quello che ci ha detto anche Seth, eccetera, ci avrebbe portato a conclusioni dello stesso tipo. Oltretutto, qui ritorniamo a quello che dicevamo questa mattina, vedete come temi nordamericani, come quelli di questa commissione, eccetera, poi possono trovare invece applicazione anche nelle nostre aule di giustizia. Se avevamo una relazione un po' provocatoria di Giuseppe Gennari, figuriamoci adesso che interviene Andrea Monti, che già mi ha detto che il titolo del suo intervento è la prova ascientifica, quindi già questo ci fa capire che ci divertiremo. Prego Andrea. Allora, per liberare il moderatore dall'imbarazzo di dovermi togliere la parola, ho messo il timer, per cui a 15 minuti mi autocensuro, a meno che non mi tolgano la parola prima, ovviamente.
Detto questo, se volete un parametro per differenziare il concetto della scienza e diritto, pensate che la velocità della luce non si decide per alzata di mano, il diritto sì. Quindi stiamo parlando di due mondi ontologicamente inconciliabili. Tanto è vero, come questa cosa la scoprì bene sulla propria pelle l'abate Grandier, che nel 1631 finì al rogo per possessione diabolica. Il tutto è raccontato in un bellissimo romanzo di Aldous Huxley, I diavoli di Loudun, The Devils of Loudun, nel quale in modo assolutamente rigoroso l'abate Grandier, reo di avere posseduto diabolicamente le suore di un convento, viene condannato a rogo per la gioia del cardinale Richelieu, che in realtà era il suo nemico politico e che quindi utilizzò il sistema giudiziario per tagliare le gambe a questa stella nascente della politica del tempo. Più o meno nello stesso periodo Friedrich Spee von Lagenfeld, un teologo gesuita, scrive La Cautio Criminalis, nella quale, prendendosela, tra l'altro il libro esce anonimo inizialmente, prendendosela con l'Inquisizione Dominicana, pone alla base dei processi contro le streghe la necessità di seguire la logica, di seguire un metodo, anche se fa ampia professione di fede nel fatto che esistono appunto negromanti e via discorrendo, dice però non possiamo sottrarci a un approccio logico a questo tipo di processi. Quindi per dire, il diritto ha sempre avuto questa sua, come dire, aspirazione a trovare una qualche regola per stabilire come punire qualcuno. Il dato di fatto però è che quando si comincia a parlare di prova scientifica le cose non sono così nette. Intanto dovremmo distinguere fra scienza e tecnologia. Sono due concetti profondamente diversi anche per quanto riguarda poi l'impatto processuale. E poi quello che succede nella realtà è che non è tanto un problema di validazione scientifica di un metodo piuttosto che di un altro, o di una tecnologia o delle analisi. Il problema è quello che ho detto all'inizio, cioè il fatto che i giuristi non capiscono, parlano un linguaggio diverso dalla scienza. Il processo decisionale è un processo totalmente distinto, non riducibile al modo in cui lavorano gli scienziati. Quindi questo significa che tutte le volte che si cerca di far entrare un dato di tipo scientifico o tecnologico all'interno del processo, c'è bisogno di un mediatore culturale. Questo mediatore culturale tradizionalmente è stato il consulente tecnico, che in realtà, vista la complessità degli argomenti dei quali si comincia a parlare, perché non parliamo più di dover individuare non so, la traiettoria di un proiettile piuttosto che la natura di una lesione in un incidente stradale. La realtà è che questo mediatore culturale diventa esso stesso giudice, e il giudice diventa una specie di ripetitore del detto di questo consulente. Lo avete visto lo avete sentito nella indicazione che ha dato il professor Previdere. Il nuovo consulente si pronuncia l'inesistenza del segno del morso sulla base di quello che lui riteneva, al di là del fatto che fosse corretto, intendo dire. Il contrasto fra i due consulenti non è stato un contrasto tecnico. Io ritengo, lui ritiene. Per me, non essendoci il segno di opposizione sul morso, allora quello non è un morso. Adesso non conosco la perizia, quindi evidentemente sarà un ragionamento molto più articolato, ma mi riferisco a questo solo per amore di esempio. Quindi a questo punto siamo a quello che già Carrara nel 1860 e Baracca nel suo manuale di diritto penale diceva a proposito dei consulenti: la verità del detto non dipende dal blasone, ma dal rigore della conoscenza di cui il consulente è portatore. Ma allora il giudice come fa a capirla questa conoscenza, a metabolizzarla, ad applicarla? Bene, è impensabile che
che il peritus peritorum sia effettivamente tale. È impossibile che possa conoscere di chimica, di fisica, di elettronica, di informatica, di medicina legale, di quello che volete. Ma di una cosa può conoscere del metodo scientifico. In altri termini, se voi guardate i processi, gli ultimi processi che abbiamo avuto, il caso Stamina, il caso Di Bella, sono state prese delle decisioni non sulla base di un ragionamento scientifico, e parlo dei provvedimenti che hanno autorizzato la somministrazione della somatostatina e via discorrendo. È stato applicato un principio, un non meglio qualificato principio di precauzione, che dal punto di vista scientifico non aveva nessun valore, nessun peso. Sono state somministrate, non posso chiamarle cure perché non sono cure, non posso chiamarle terapie perché nemmeno questo sono state somministrati dei prodotti chimici perché un magistrato ha ritenuto che in un modo o nell'altro non potessero fare peggio perché questa è la sostanza della decisione, non potessero fare peggio delle cure alle quali quelle persone erano già sottoposte. Vedete bene che se l'approccio è questo, abbiamo voglia di parlare di contaminazione della scena, di database genetici, di profili in equilibrio per evitare risultati inattendibili. Qui abbiamo un problema che è a monte, che è quello, ripeto, della capacità di accettare, di conoscere e di applicare il metodo scientifico. Se qui questo è il, credo, a mio modo di vedere, il punto cruciale. E devo dire che da questo punto di vista il dibattito sulla prova genetica mi appassiona abbastanza poco, perché sono 20 anni che gli stessi identici argomenti, catena di custodia, utilizzabilità o inutilizzabilità dei risultati a seguito di mancata osservanza, di best practice e via discorrendo, si discutono nel mondo della computer forensics e della prova digitale. Il primo impatto con questi temi ce l'ho avuto nel 95, credo, a proposito di un'operazione della Guardia di Finanza fatta sotto copertura per una questione di pirateria software online, peraltro, apro e chiudo la parentesi, attività sotto copertura non prevista per questo tipo di reati, ma tant'è, e poi nel corso del tempo sistematicamente durante numerosissimi esami e controesami di testi esperti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria la parola scienza veniva invocata a sproposito. Ricordo in particolare un controesame nel quale a un ufficiale di polizia giudiziaria che mi diceva perché scientificamente è così, si parlava dell'utilizzo di un software americano per l'analisi dei contenuti di un disco rigido, la mia risposta fu: scusi, mi cita la letteratura scientifica sulla base della quale lei fa questo tipo di affermazioni. Bene, fu un controesame tutto sommato imbarazzante, lo dico con il massimo rispetto per chi opera nel mondo diciamo dall'altro lato, perché era veramente difficile avere una conoscenza sufficientemente profonda di questi temi. Adesso le cose sono cambiate, però è un dato di fatto che si fa troppo in fretta ad appiccicare la parola scienza su un'attività tecnica che poi finisce nel processo. E quando si fa un'operazione di questo genere si creano dei precedenti gravissimi. Una delle sentenze più indicative è stata emanata qui vicino dal Tribunale di Bologna, è stato credo l'unico caso di virus informatico per il quale ci sia stato un processo in Italia, e il tema fu proprio quello del fatto che la Guardia di Finanza riteneva di aver acquisito il codice sorgente di questo virus sostenendo che si comportasse in un certo modo. La difesa chiese di avere una perizia per verificare se effettivamente questo virus era scritto come sosteneva la Guardia di Finanza. Il Tribunale di Bologna disse: non ho bisogno di fare perizie, perché se io mi convinco che una delle due ricostruzioni, guarda caso lo dico da avvocato e quindi da partigiano, e quindi guarda caso sistematicamente quella della procura, se una delle due tesi mi convince non ho bisogno di fare la perizia.
Allora, questo approccio giurisprudenziale, accoppiato con quello abbastanza frequente anche nella giurisprudenza della Cassazione, secondo il quale non basta invocare una semplice violazione di best practice, ma ci si dovrebbe poi specificamente dilettare nell'indicare quali sono le conseguenze del mancato rispetto di queste best practice, vedete che, insomma, tutto quello che abbiamo detto crolla. Perché nel momento in cui posso non seguire delle regole nelle acquisizioni delle prove informatiche, posso non utilizzare dei software validati, quando vengono utilizzati questi, e il tema è assolutamente identico nell'ambito della generazione dei profili e dell'utilizzo di software che fanno funzionare i sequenziatori e via discorrendo, quando io non posso verificare il funzionamento del codice sorgente di un software che produce dei risultati, sto compiendo un atto di fede nei confronti di un oggetto che è intrinsecamente fallibile, perché si dimostra che non esistono software privi di difetti. Ora, è chiaro che, come dire, la necessità quotidiana impone di, tra virgolette, tutelare il lavoro della polizia giudiziaria e di fare giustizia, ma dal punto di vista dell'avvocato, questo horror vacui, questa paura del vuoto nel procedimento di formazione della volontà del giudice, dal punto di vista dell'avvocato non è un horror, al contrario, c'è una paura del pieno, cioè di un pieno ricostruito artatamente per coprire dei buchi che in realtà le indagini non hanno potuto coprire. Questo uso distorto di quello che, diciamo, per comodità chiamiamo prova scientifica, ma che prova scientifica in realtà non è, questo uso distorto nel processo di questo approccio mentale di strumentalizzazione del dato tecnico, direi, più che scientifico, è forse quello sul quale dovremmo interrogarci con maggiore attenzione. Purtroppo l'esperienza, ripeto, di 20 anni di computer forensics ha insegnato poco e niente, quindi non mi aspetto grandi variazioni per il futuro. Chiudo in, direi, largo anticipo con 2 minuti e 48 secondi di tempo e quindi passo la parola al moderatore. Grazie. No, grazie Andrea per questo anche spaccato della tua esperienza su questo specifico settore, che è un settore però, va detto, che è molto legato al tema della prova del DNA, non soltanto perché condivide gli stessi problemi, ma perché per esempio quando abbiamo parlato della banca dati del DNA, va detto che quello è un sistema informatico sostanzialmente, quindi ci sono dei problemi anche quello come altre prove scientifiche passano al giorno d'oggi attraverso un sistema informatico e quindi un ulteriore legame rispetto al tuo argomento e alla prova del DNA. Ora, poi vediamo se abbiamo tempo, voglia, la forza di eventualmente ancora mandare degli stimoli ai singoli relatori, chiudiamo il giro di questa tavola rotonda appunto con Carlo Previdere, che è già intervenuto su quell'aspetto, ma mi dicevi, Carlo, che volevi parlare di un argomento sempre legato al tema di oggi, un po' particolare, un po' di confine, giusto? Avrei bisogno del telecomando, sì. Forse se vuoi cambiare le slide. Sì, posso provare a stare così se... Tanto, grazie. Tanto le diapositive sono poche, quindi forse riuscirò a vederla anche. Maniera. E dunque l'argomento che affronto oggi è un argomento che rientra tra le prospettive, diciamo, della prova scientifica e del test del DNA fondamentalmente. È una nuova disciplina, una nuova applicazione delle analisi del DNA che io trovo veramente molto interessante e molto intelligente. Questa nuova disciplina che si sta affacciando alla genetica forense si chiama genealogia forense. E per fare omaggio ai nostri ospiti americani, credo parlerò di un caso sicuramente noto a loro, ma probabilmente anche ad alcuni di voi. Eh,
Ecco questo, sì. È il caso del Golden State Killer. Molto probabilmente avrete letto qualche cosa, vi sarà capitato, ho visto che anche in televisione discutono molto di questo caso. È uno dei serial killer più famosi, diciamo, in America. È una persona che è accusata di aver ucciso più di 12 persone, è accusato di più di 50 violenze sessuali, più di 100 rapine commesse in California, diciamo nella zona di Sacramento e poi nel sud della California, tra il 1974 e il 1986. Le notizie che vedete sul giornale, adesso appena scompare la mia faccia, sono riferite alle notizie giornalistiche. Questa persona, dopo una lunga caccia che è durata 40 anni, è stato identificato e nell'aprile del 2018 è portato in carcere. Questa persona si chiama Joseph De Angelo, è di chiare origini italiane e paradossalmente è un ex poliziotto. Per raccontarvi come si è arrivato a identificare questa persona, però permettetevi e abbiate un po' di pazienza di seguire un pochino il percorso che noi facciamo per arrivare ovviamente a definire un profilo genetico e che cosa succede quando non riusciamo ad avere un riscontro di questo profilo genetico che ricaviamo da una traccia biologica. Oddio, dove devo puntare? Ecco, sono comparso io, che non è il massimo. Qualcuno mi può aiutare? No, indietro. Ecco, ci siamo. Questo è il percorso che noi seguiamo, sarò molto breve. Abbiamo una traccia biologica da cui ricaviamo il DNA, trovata sulla scena del crimine, da cui ricaviamo il DNA. Ormai è tutto molto standardizzato. Quello che noi analizziamo è una serie di marcatori genetici ben definiti. Esiste uno standard internazionale, come ha raccontato Renato, esiste uno standard di marcatori da 21 a 23 che consentono appunto di definire il profilo genetico. Questo profilo genetico entrerà in banca dati. E quando noi ricaviamo il profilo, se la traccia è di buona qualità, un profilo completo, con chi lo compariamo? Perché ovviamente l'analisi del DNA è un'analisi comparativa. Lo compariamo con, per esempio, la vittima, possiamo compararlo con l'indagato o la serie di indagati che man mano individuiamo, oppure nel caso di un'identificazione di resti scheletrici, lo confrontiamo con i prossimi congiunti, con i parenti, e quindi cerchiamo un riscontro, cerchiamo un match. Cosa succede se nel corso di questa analisi non troviamo nessun riscontro? Non è la vittima, non è l'indagato, non è nulla, nessuna persona che in quel momento viene individuata. Ecco, possiamo ricorrere al nostro banchiere, come si dice, no? Il nostro direttore di banca, quindi inviare questo profilo nella banca dati e cercare di vedere se c'è un riscontro in uno degli indici di questa banca dati. Uno degli indici è quello delle persone ovviamente che hanno subito un provvedimento di restrizione della libertà e sono indicate all'articolo 9 della legge, dico bene, sì. Esattamente, e quindi se non ci sono lì, ovviamente la traccia è ancora muta, non ha nessun riscontro. Cosa possiamo fare in più? Possiamo provare a fare uno screening di massa, si chiama Genetic Dragnet, quindi se vi è l'evidenza o il sospetto, meglio, che la persona che ha commesso quel reato sia, diciamo, faccia parte di una determinata comunità, si può cercare di lanciare uno screening di massa e cercare di pescarlo in questa maniera, lanciare una rete e cercare di pescarlo. Allora, questo approccio è già stato utilizzato nel passato, nel 2002, in una valle del Trentino Alto Adige, nella valle di San Silvestro, ha consentito attraverso uno screening di 800 persone di individuare la persona che aveva commesso l'omicidio di una signora anziana.
Ma esistono anche esempi a livello internazionale. In Olanda c'è è stato lanciato uno screening di massa come questo che ha coinvolto circa 8.000 persone e ha consentito di individuare la persona che aveva ucciso una ragazza 14enne, ucciso e violentato una ragazza 14enne nel 1999. Il riscontro è arrivato nel 2012 e ovviamente molti di voi conosceranno lo screening di massa che c'è stato, questo Genetic Dragnet, che è stato lanciato per cercare di individuare la persona che aveva ucciso Yara Gambirasio, quindi con decine di migliaia di profili genetici che sono stati campionati. Accessorio a questo, vedete nella parte destra, è un'analisi che ovviamente non identifica il soggetto, ma identifica alcune caratteristiche fenotipiche del soggetto, per esempio, che possono essere utili poi per che cosa, ovviamente in questo screening di massa, per restringere il numero dei possibili sospetti. Questa altra disciplina si chiama appunto forensic phenotyping, che consente di dare un indice di probabilità determinate caratteristiche che hanno a che vedere con la pigmentazione, che sono fondamentalmente il colore degli occhi, il colore della pelle e il colore dei capelli. Ovviamente se io dico che la persona ha gli occhi scuri e i capelli scuri non identifica la persona, ma se io devo fare uno screening di 10.000 persone, inizialmente mi concentrerò su quelle che hanno quelle caratteristiche fenotipiche particolari. A questo punto, se neanche, diciamo, dal riscontro della banca dati, neanche dal riscontro di questo Genetic Dragnet emergono dei riscontri, dall'analisi ne emergono dei riscontri, allora la traccia rimane ancora muta e, diciamo, non sappiamo più che cosa fare. E qui c'è stata l'intuizione geniale, da un certo punto di vista, quello che io ritengo un'intuizione geniale. Questa intuizione viene dagli investigatori americani e da una disciplina che è molto diffusa in America, la genealogia. Esistono alcune companies, qui ne vedete quattro indicate, le maggiori companies, che raccolgono campioni di DNA per fare studi di genealogia. Poi vedremo esattamente nel dettaglio che cosa significa questo, ma la cosa interessante è che analizzano queste companies, il DNA che viene fornito dalle persone, con una batteria di marcatori del DNA impressionante. Si tratta di circa 700.000 marcatori. Sono circa 5.000 volte più i marcatori che noi utilizziamo per definire il profilo del DNA. Quindi una copertura del genoma enorme, ad un costo assolutamente accessibile, perché si tratta di pagare una quota tra i 70 e i 100 euro. E quando c'è la festa del papà o la festa della mamma, ci sono degli sconti, evidentemente. Che cosa fanno? Ecco, guardate i numeri di questi database, perché in realtà si tratta di database. Questo, il primo che vedete in alto, contiene 15 milioni di soggetti, questi dati li ho ricavati ovviamente dalla fonte che vedete in alto, 10 milioni la seconda, 1 milione e 2 milioni e mezzo. Tutti questi soggetti messi assieme fanno circa il 10% della popolazione americana, l'8% diciamo della popolazione americana, che sono circa 330 milioni di persone. Quindi alcuni lo classificano come un hobby, la genealogia, però è qualche cosa che, diciamo, per la popolazione americana è di grande interesse. E questo è ovvio, è intuitivo da un certo punto di vista, no? Essendo una nazione che è stata popolata recentemente, quindi di immigrati, fondamentalmente la maggior parte dei casi dall'Europa, cercano con grande interesse di capire quali sono le loro origini, da dove provengono, e quali sono le loro radici in Europa, e soprattutto cosa cercano? Cercano di verificare se esistono dei parenti a loro sconosciuti, qualche loro parente di cui non sono a conoscenza, che è a loro correlato in qualche maniera e nel loro albero genealogico, con cui entrare in rapporti. Questo ovviamente rafforza l'identità delle persone, quindi ricostruire il proprio albero genealogico.
Addirittura esiste una scienza che si chiama pseudogenealogia che dice che in qualche maniera molti dei comportamenti o di come uno si pone rispetto a accadimenti della propria vita in qualche maniera hanno un segno e che può essere riscontrato nel proprio albero genealogico. Ecco, che cosa, quindi che cosa, fa questa cosa fanno queste companies? Cercano di capire quali sono le origini etniche, forniscono risposte circa le possibili origini etniche e geografiche degli antenati, delle persone che hanno fornito loro DNA. E nell'esempio che vedete in alto c'è esattamente il riscontro a questo. Questa persona ha il padre gallese e la madre siciliana e l'analisi del DNA di questa persona restituisce esattamente queste due componenti e addirittura arriva a dettagliare esplicitamente, nel caso dell'Irlanda o del Galles, non mi ricordo più, la contea da cui proviene e nel caso della derivazione italiana-siciliana la zona attorno a Palermo da cui proviene e c'è un effettivo riscontro in questo. E questo racconta l'enorme potenziale che c'è nell'analisi del DNA. L'altra cosa che fanno questi siti è ovviamente cercare offrire riscontri in questa ricerca dei prossimi congiunti e questo si fa in parte con il DNA e in parte con una nuova figura professionale che è il genealogista, non mi verrebbe da dire in un'altra maniera, che è una traduzione che dissequa dall'inglese. Cosa fa il genealogista? Ovviamente vengono individuati attraverso l'analisi del DNA determinati soggetti che possono essere di interesse, il genealogista trova le fonti, trova i riscontri, e i riscontri sono in archivi storici, in archivi dell'anagrafe, in giornali che ormai sono tutti digitalizzati, dove magari ci sono dei necrologi o ci sono delle segnalazioni di nascita e quant'altro, e non fa altro che ricostruire degli alberi genealogici che collegano le persone fra di loro. Quindi vengono ricostruiti alberi genealogici. Ecco, qual è il presupposto dal punto di vista scientifico per arrivare a definire appunto questi rapporti di parentela? Il presupposto, con una mole di informazioni genetiche così grande, ripeto 700.000 marcatori, si basa sulla condivisione di una certa quantità di DNA che è espressa in un'unità di misura che si chiama centimorgan tra le persone. Il presupposto è questo: se io sono imparentato con una persona, ovviamente condividerò con lui più DNA rispetto al fatto ad un'altra persona presa a caso nella popolazione. Io condivido metà del patrimonio genetico con i miei figli, con i miei nipoti ne condividerò un quarto e via di seguito. E questo lo potete riscontrare. Se io sono il self, condivido metà del patrimonio genetico con mio padre e potete vedere diciamo tutto l'albero genealogico che si dipana, fino ad arrivare per esempio ad individuare un cugino di quinto grado con cui condivido circa lo 0,195% del DNA. Però ho talmente tanti marcatori genetici che posso riuscire ad andare ad individuare gradi di parentela così lontani. Impossibile con i marcatori che noi analizziamo per la definizione del profilo. Solamente una mole di dati di questa dimensione è in grado di individuare rapporti di parentela così distanti. E allora volevo provare a fare un esperimento con voi. Provate a pensare, secondo voi, quanti in media, quanti cugini di secondo grado ognuno di noi ha. E poi provate a pensare quanti cugini di terzo grado. Ecco, questa diapositiva, la prossima, vi dice esattamente, statisticamente in media, questi sono i calcoli che sono stati effettuati all'anagrafe di una contea inglese, quanti sono i vostri possibili parenti, i nostri possibili parenti, di ognuno di noi. Lo dico per voi che non vedete le statistiche, in media ognuno di noi ha 5 primi cugini, 28 secondi cugini, 175 terzi cugini, 1570 quarti cugini, 17.300 quinti cugini, ci fermiamo a 174.000 cugini di sesto grado. Quindi una quantità enorme di parenti che spaventa, diciamo, no? Spaventa sicuramente.
E arriviamo al nostro caso. Arriviamo al nostro caso. Qualcuno, diciamo, che si occupava di questo caso del Golden State Killer, ha realizzato che, diciamo, esistevano ancora delle tracce biologiche del serial killer che erano state conservate. Da queste tracce è stato estratto il DNA e c'è stata l'intuizione di dire: perché non proviamo a vedere se è possibile ricavare o individuare un parente di questa persona sconosciuta attraverso questi siti di genealogia. Poi verifichiamo negli alberi genealogici che sono stati costruiti e proviamo a vedere se riusciamo ad individuare effettivamente questa persona. Per fare questo si sono avvalsi di un sito che si chiama GEDmatch, che è un sito che non è a pagamento, è un sito di genealogisti, che offre la possibilità di ospitare su base volontaria profili genetici ovviamente ricavati da questi siti che avete visto prima, che offrono questi servizi, caricarli lì, e l'utente fa tutto lui, nel senso che con un'interfaccia abbastanza semplice individua dei suoi possibili parenti fino a cugini di, come avete visto, quinto e sesto grado lontani di parentela. Ovviamente tutte le persone che acconsentono a ovviamente questo scambio di informazioni hanno anche loro i loro contatti, email, per cui possono contattarsi una volta trovato il riscontro. Quindi le forze di polizia hanno avuto questa intuizione di provare ovviamente a verificare se esistevano dei prossimi congiunti di questo Golden State Killer allo stato ignoto, e per fare questo hanno mandato il campione hanno caricato questo campione su questo sito GEDmatch, creandosi, credo, una falsa identità. Alla fine di questo percorso, diciamo, c'è stato un riscontro, sono stati individuati una ventina di gruppi familiari che indicavano che ci potessero essere dei parenti, dei cugini esattamente di quarto grado, anche se la storia non si conosce molto bene, di questo soggetto ignoto. E qui è intervenuto, diciamo, tutta ovviamente il genealogista che ha ricostruito gli alberi genealogici di queste famiglie e ha verificato se qualcuno per età, sesso, professione e residenza poteva essere un soggetto. Potesse essere appunto la persona che veniva ricercata. E uno di questi nuclei familiari, uno di questi soggetti, corrispondeva esattamente con queste caratteristiche. A questo punto, individuata la persona, è stato prelevato il campione di DNA di questa persona in modo indiretto, diciamo, e si è avuto il riscontro perfetto tra il profilo del DNA ricavato da questo soggetto e il profilo del DNA dei reperti ricavati all'epoca. Grande successo, sicuramente non ci sarebbe stata altra possibilità, io per questo che lo trovo un esempio assolutamente molto intelligente di applicazione dell'analisi genetica, perché questa traccia muta finalmente ha avuto un riscontro, ha avuto... si è riusciti ad attribuirla. E qui sono iniziati un pochino i problemi, soprattutto con gli utenti di questo sito GEDmatch, perché questi utenti di questo sito GEDmatch avevano firmato, diciamo, un consenso per fornire il loro campione di DNA fondamentalmente per studi di genealogia forense. Nessuno si sarebbe mai immaginato che la polizia avrebbe potuto inserire un campione di DNA e cercare all'interno di tutto questo database di soggetti che in realtà cercavano semplicemente dei propri parenti per riformare dei nuclei familiari. E quello vedete immediatamente in basso. Immediatamente dopo questo riscontro, che quindi l'identificazione del serial killer, è uscito sul sito di GEDmatch un disclaimer in cui fondamentalmente si dice che loro erano completamente all'oscuro di quello che era stato fatto da parte della polizia. Non sapevano assolutamente nulla, e questo consigliavano le persone
che volessero alimentare, che fossero interessati a studi di genealogia, a non fornire il loro campione più o a ritirare il consenso per ovviamente gli studi di genealogia. Poco dopo, con una decisione unilaterale, questo sito GEDmatch, che ripeto è un sito di genealogisti, ha dato invece pieno supporto alla polizia per la risoluzione di un altro caso, esattamente con la stessa modalità. Questo ha creato moltissimi problemi al sito di GEDmatch, ci sono state moltissime contestazioni, addirittura ci sono stati dei richiami al quarto emendamento, che sostanzialmente dice che ogni singolo cittadino americano ha pieno diritto di godere della propria proprietà, delle proprie cose, dei propri oggetti, dei propri documenti contro ingiustificati sequestri o sequestri fondamentalmente o perquisizioni quant'altro. E ha cambiato totalmente policy, rendendo inaccessibili alla polizia i profili contenuti in questa banca dati di GEDmatch finché l'utente non seleziona un'opzione che si chiama opt-in for law enforcement access. Fino adesso, mentre prima i profili del DNA in questa banca dati erano circa 1,5 milioni, attualmente l'opt-in option è stata cliccata da circa 50.000 persone, quindi rendendo in buona sostanza vano poi la ricerca in questi siti di genealogia da un certo punto di vista. E c'è una grande campagna per questo opt-in, per far modo che le persone in qualche maniera clicchino questo bottone. Quindi finisco. Individuando fondamentalmente quali sono le criticità, perché ovviamente questo cambio di policy è legato al fatto che non c'è stato il consenso ovviamente delle persone che avevano fornito il loro campione di DNA per questi siti di genealogia a che il loro campione fosse utilizzato anche per altri fini. Quindi la prima critica è stata sicuramente questa. E l'ultima cosa che vi dico è fondamentalmente legata al fatto che comunque, indipendentemente dal fatto che uno clicchi questa opt-in option o no, sappiate che esiste uno studio che è stato pubblicato recentemente su una rivista molto prestigiosa che si chiama Science, che dice che entro 3 anni, indipendentemente dal fatto che voi inviate il vostro campione a questi siti di genealogia, la maggior parte della popolazione bianca, che è la maggior parte, sono ovviamente la maggior parte delle persone che rifornisce questi siti di genealogia, verrà identificato per il fatto che è uno dei vostri cugini, quindi attraverso l'analisi dei cugini. Quindi basta che ci sia una persona, un vostro cugino, ed è possibile arrivare tranquillamente a voi. L'ultima diapositiva. L'ultima diapositiva è interessante perché vorrei sentire anche la vostra opinione, ovvero sia tra poco si celebrerà il primo processo in British Columbia in relazione ovviamente a un approccio come questo di genealogia forense. Quindi quello che potrà essere contestato potranno essere state le modalità di prelievo, come si è arrivati poi ad identificare la persona, perché poi il riscontro tra la persona e la traccia è comunque viene effettuato attraverso metodi standardizzati, come raccontava Renato, standardizzati secondo una norma ISO, e quindi il riscontro tra il profilo del DNA della persona una volta individuata e la traccia è, diciamo, a prova di reggerà sicuramente da questo punto di vista. Bene, grazie per questa descrizione di un confine che si sta
diciamo, passando, e quindi di questa prospettiva che pochi di noi conoscevano e quindi estremamente interessante. C'è stato però qui tutto un vociare tra gli altri relatori, perché effettivamente comprendi bene che si possono vedere molte criticità. Oggi parliamo di errore giudiziario, evidentemente chi si occupa di errore giudiziario vede subito la wrongful conviction che può generarsi da questo tipo di approccio. Sicuramente diciamo c'era anche un tema di data protection e di privacy, che è un assist fantastico per la presentazione che avremo domani del libro di Andrea Monti, fatto con questo illustre professore di Hong Kong, Wox, no? Eccetera. Ma non ne parlerei più di tanto. Invece, se alcuni dei relatori vogliono, a chiusura di questa tavola, commentare, e ti ringraziamo ancora per aver buttato lì sul tavolo qualcosa che può stimolare un dibattito acceso, ecco, vedo Andrea, però non anticipare le cose. No, no, assolutamente, senza fare spoiling di quello che dirò domani, però, ed è una cosa che peraltro tratto nel libro, 23andMe e Ancestor.com, che sono i due siti dai quali ci si è serviti durante quelle indagini per provare questo matching, dichiarano esplicitamente nelle loro condizioni, termini e condizioni di utilizzo, in corpo 4, che i loro servizi sono per uso ricreativo. Cioè non hanno un valore scientifico in particolare per quanto riguarda la componente predittiva su patologie legate al DNA. Quindi il fatto che abbia funzionato questa tecnica in un caso specifico non consente di generalizzare la possibilità di utilizzare quegli specifici database per finalità di polizia, soprattutto perché sono dei database squilibrati dal punto di vista statistico. Adesso non voglio entrare nella tecnicalità dell'argomento. La realtà che non piace a nessuno è che perché questa roba funzioni dovremmo essere tutti schedati dalla nascita. È l'unico modo, cosa che gli inglesi vorrebbero tanto poter fare. Cioè il nostro profilo dovrebbe essere preso alla nascita, sbattuto da qualche parte, e questo darebbe poi, come dire, azzererebbe il problema statistico, evidentemente, ma ad un prezzo credo che nessuna democrazia occidentale sarebbe disposta a pagare, anche economico. Meno economico, beh, qualche stato l'ha fatto, no? Cos'è l'Islanda, no? Sono quegli stati che hanno mappato tutti, però sono pochi gli islandesi, quindi si riesce a fare abbastanza facilmente. Grazie per queste osservazioni. Ovviamente c'era anche il tema di questa acquisizione di dati da banche dati che hanno altre finalità, e questo è un grandissimo tema, oggi non ne possiamo parlare, ma il tema delle biobanche medicali, no? Avremo questo tema quando un primo pubblico ministero in Italia non è ancora successo, che io sappia, si sveglierà e dice vado a sequestrare una biobanca medicale per trovare un certo dato, e vedremo come potremo interpretare questa azione. Speriamo non accada dal mio punto di vista, ma se dovesse accadere. Altri interventi dei relatori, anche di Seth, vuoi dire qualcosa sul punto? No? No? Allora, Giulio, c'è dal pubblico una domanda, molto volentieri, prego, venga pure qua. Per lungo tempo dall'appello il caso Meredith. Sì, però non parliamo del caso Meredith. No, ma io volevo chiedere a avvocato Garuti, perché voi aveva parlato dell'analisi del DNA senza parlare dell'origine del DNA. E una questione in questo caso è stato che nessun corte aveva chiesto, c'era tracce di sperma sotto il corpo del poverino, e non sappiamo l'analisi del DNA su queste tracce di sperma. E io non capisco come, io ho sentito Elman rifiutare nell'appello la richiesta della difesa del test dell'analisi del DNA. E questo, hanno fatto analisi del DNA su oggetti con nessun connessione con la crimine, ma tracce di sperme vengono di un omicidio, un
assassino sessuale. Allora, la domanda è perché non hanno fatto questo, non hanno fatto questa analisi del DNA, vedere se appartiene a Rudy o un altro. Beh, è una domanda su un caso specifico, non so, che non so se a questo tavolo c'è qualcuno che conosce così profondamente il caso da poter rispondere. No? Infatti, il tema è questo, è sul caso specifico, pertanto poi non conoscendolo non sono in grado di rispondere che cosa è successo, primo grado, secondo grado, piuttosto che, pertanto, sullo specifico non le posso rispondere. Tiro una conclusione. Una conclusione che secondo me è quello che è emerso da questa tavola rotonda, cioè mi sembra che ci sia da parte di tutti un'impostazione volta a sì l'utilizzo di prove scientifiche, sì l'utilizzo della prova del DNA, ma come prova in ausilio a quelle che sono le investigazioni con i metodi tradizionali e non come sostitutive dei metodi tradizionali. E a mio parere sono d'accordissimo con il dottor Gennai, che prima ha detto, quando hanno fatto il caso del riconoscimento del pubblico ministero, sarà stato un riconoscimento formale da parte della vittima del reato, e il DNA invece dava una soluzione differente. Il pubblico ministero ha detto adesso vedremo. Ecco, questo dato dovrebbe consentire e imporre alla magistratura di non incapponirsi eventualmente su una figura perché c'è stato un riconoscimento, ma di aprire anche delle piste alternative. E a mio parere il grande tema della prova scientifica e anche della prova del DNA è quella di, come dicevano prima, come è stato da più parti detto, di affidare agli uomini in bianco l'indagine completa, piuttosto che invece tenere aperte più piste, come si è sempre fatto poi fino al momento in cui si è giunto alle prove scientifiche. Secondo me questo è, pur non essendo io un esperto di DNA o di prove scientifiche, ritengo che questo sia alla base proprio dell'investigazione, e questo non si possa negare. Per quanto riguarda la domanda che lei ha fatto, io purtroppo non conosco il caso, sì, l'ho seguito anch'io sui giornali, ma non ho approfondito più di tanto, perciò mi scuso se non riesco a darle una risposta specifica. Bene. Semplicemente a commento di quello appunto che diceva, in relazione al fatto che le forze di polizia forse vorrebbero che ognuno di noi fosse schedato interamente. L'ultimo commento che posso fare è che questa enorme massa di dati genetici fa in modo che molto probabilmente ognuno di noi può essere identificato semplicemente per il fatto che un suo parente ha fornito un campione di DNA per fare altri studi. Quindi non serve neanche, perché diciamo con questa mole di dati genetici è possibile che ognuno di noi sia identificabile. E questo è uno scenario veramente inquietante, distopico, come si dice, no? Nel senso da Grande Fratello. Non c'è neanche bisogno di andare a campionare le persone, basta che ci sia una persona che lega dei gruppi familiari. Bene, ci sono altri commenti dei relatori, senza domani alla presentazione del tuo libro. Allora, c'è un'altra domanda? Prego. Il giudice ha citato 4 casi, 3 dei quali poi hanno fornito una soluzione anche attraverso le indagini di DNA opposta alla soluzione iniziale. Il quarto,
che è quello di Bossetti, sul quarto non si è espresso, sarebbe l'unico che conferma l'utilità del DNA. Ecco, quindi io, a proposito del caso Bossetti, avrei una domanda da fare al genetista, una domanda da fare ai giuristi. Al genetista è questo: sul caso Bossetti il grande problema è stato che non si è trovato DNA mitocondriale, e alcuni consulenti parlando mi dicono che è altamente improbabile che non si trovi proprio il mitocondriale, che è in qualche modo più numeroso di quello nucleare. L'altra domanda è questa: se giuridicamente, io penso, io sono un avvocato, quindi sono di parte lui, io penso che anche dando per buono, al di là degli altri problemi che ci sono stati, comparazione del DNA nucleare del presunto assassino, perché poi lì c'è altri problemi, con la mancanza di DNA mitocondriale e la possibilità di contaminazioni, queste sono note, sono elementi giuridicamente idonei a supportare un secondo comma, cioè una soluzione per contraddittorietà delle prove. Grazie. La domanda è assolutamente interessante, tra l'altro casca bene, se potranno, vorranno rispondere, sia Giuseppe, che ha studiato il caso, eccetera, ma abbiamo qui il consulente di quel processo. Sì, perché tutto nasce proprio dall'analisi del professor Perfideré, che se la sente, se può rispondere alla domanda, è la persona più adatta. Non voglio assolutamente scaricare anche questo microfono, e quindi semplicemente dico che non entro nel dettaglio di questa questione, che è stata ampiamente dibattuta tra l'altro anche dal colonnello Lago, da altri colleghi, abbiamo speso ore ed ore a discutere di questa faccenda. L'unica chiave di lettura che io posso dare è che, diciamo, l'analisi è stata effettuata su una traccia che cambia sostanzialmente la questione, su una traccia biologica di cui non si sa esattamente qual è la composizione. Non è un soggetto fisico, no? È una traccia. E alcune volte dall'analisi delle tracce emergono dei risultati che sono da interpretare. Posso solo dire quello. È stato ampiamente discusso anche quello, ma ripeto, è legato alla... sì, io non, sinceramente non vorrei entrare ancora in questa discussione, sinceramente. Vabbè, comunque il punto chiave è che ovviamente quando... attenzione, prego, se c'è... So, DNA comes from cell. It's very simple. DNA comes from cells, and so you have to have a certain amount of it, a minimal amount of it to get a result. And so if you have a trace amount that is either under that minimum amount or degraded, you're just not going to be able to get a result. And that's just the science. It's pretty cut and dry. Okay. Quando facciamo appunto questi test sul DNA, queste tracce in realtà sono delle cellule, e se queste cellule non sono, se non abbiamo un minimo sufficiente di cellule, il test del DNA non può essere reale, non può essere condotto. Questo è il motivo principale. No, arriva anche interpellato me. Sono io. Certo. Cosa potrei dire? Allora, prima cosa, fossi stato in Bossetti, io avrei impostato la difesa in modo diverso, francamente, perché di fronte ad un unico elemento l'unica risposta è: io non so perché lì, spiegatemelo voi, punto. Detto questo, sul mitocondriale non so francamente che cosa dirlo, ho seguito il dibattito dall'esterno e via dicendo, mentre astraendo dalla vicenda, perché ovviamente non sono in grado di dare un giudizio, voglio invece focalizzare questo punto ulteriore, che secondo me è importante. Non può bastare una coincidenza per arrivare a una sentenza di condanna, punto. Questo lo si può dimostrare dal punto di vista argomentativo, lo si può dimostrare statisticamente, bayesianamente, lo si può dimostrare in molti modi.
Ma dal mio punto di vista, il fatto che io trovi materiale non è detto affatto che sia sufficiente per scrivere una sentenza di condanna. Poi, come le dicevo, questa è la ragione per cui io semplicemente avrei detto, ditemelo voi, al di là della vicenda specifica. Questo è un problema che riguarda, cioè che riguarda anche più in generale appunto il grado di, non so come dire, di significatività della prova scientifica, cioè il fatto che io abbia un elemento probatorio intrinsecamente particolarmente forte, non è detto che io abbia un quadro complessivo di pari forza. Ecco, questo secondo me è un'avvertenza che va sempre fatta. E faccio anche, scusate, due minuti, un minuto me l'ha tagliato, un passaggio in più. E nel capire come valutare la prova scientifica rientra anche il comprendere il significato probatorio di una prova scientifica. Faccio un esempio molto concreto. Se io trovo su una macchia biologica, su una scena del crimine, un quantitativo particolarmente abbondante o significativo del DNA di una determinata persona, posso forse ragionevolmente affermare che quella persona ha avuto un contatto diretto con quella scena. Poi rimane da dire perché l'ho avuto, quando l'ho avuto e via dicendo. Se io trovo sulla scena del crimine un quantitativo scarsissimo di materiale genetico, poche cellule, e riscontro un match con una persona, dal punto di vista della attendibilità scientifica, quel risultato può essere assolutamente ineccepibile. Ma il significato di quel risultato non è quello di prima, perché in quel caso io devo valutare anche la possibilità di un trasferimento secondario, di un trasferimento terziario, di una contaminazione e via dicendo. Qui entrerebbe poi in gioco il discorso del calcolo delle probabilità e dico cose che ovviamente loro sanno strabene, dell'LR come criterio di razionalizzazione delle probabilità. Sono discorsi, come dire, secondo me molto affascinanti, un po' complessi e che si fa fatica a spiegare agli operatori della... La Cassazione ha detto che l'ignoranza è legittima, quindi per quanto riguarda la Cassazione siamo a posto. Però poi ognuno ha le sue idee, io non voglio polemizzare più di tanto perché... Però sì, sono d'accordo. Cioè, un scatto successivo sarebbe quello di far comprendere la razionalità del ragionamento probatorio attraverso, quando hai a disposizione uno strumento come quello della prova scientifica. Però insomma, potremo fare l'anno prossimo. Sì, no, assolutamente. E torniamo al discorso di stamattina sulla formazione dei giudici, che diventa essenziale da questo punto di vista. Abbiamo necessità, grazie per la domanda, di fare una pausa almeno ai 10 minuti, perché siete tutti stanchi, per poi iniziare con la sessione molto divertente sull'intelligenza artificiale, molto nuova, perché non si fa altro che parlare di questo in tutto il mondo in di questi tempi, e dunque piccola pausa, caffè, riposo, e poi ci rivediamo subito qua. Grazie.